Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per questa prima settimana del 2022. Vi rinnovo ovviamente l'augurio di un buon anno da parte di tutta la redazione di Antenna 3, tecnici, giornalisti, collaboratori. Un nuovo anno che si apre all'insegna, verrebbe da dire, dei vecchi argomenti, perché ovviamente il tema del Covid domina le cronache, non solo quelle sanitarie ma anche quelle politiche, perché in settimana saranno prese nuove decisioni e forse anche eclatanti. Si parla di un obbligo esteso vaccinale per tutti i lavoratori. Il Premier Draghi starebbe accelerando. E poi c'è il rebus della scuola, della DAD, ci sono le richieste sul tavolo dei presidenti di regione. Ma ci sarà tempo e modo per mettere in fila tutti questi argomenti nel corso della nostra diretta. Tra l'altro a mezzogiorno e mezzo ci collegheremo con il presidente della Regione Luca Zaia da Marghera per il primo punto stampa di questo 2022. Però non possiamo non partire dai funerali che si sono tenuti questa mattina a Vicenza, la chiesa dei Carmini. È una vicenda che ha fatto parlare, commuovere, discutere, indignare anche per certi versi mezza Italia, quella di Alessandro Mores, il 48enne Novax deceduto la scorsa settimana al San Bortolo dopo aver rifiutato le cure. Questa mattina per l'appunto i funerali, ma ce ne parla da Vicenza la nostra Sharon Di Carlo. Buongiorno Sharon. Buongiorno Cristian e buongiorno a tutti i telespettatori. Come hai giustamente anticipato, questa mattina alle 10.45 eravamo alla chiesa dei Carmini qui a Vicenza per il funerale di Alessandro Mores. Alessandro, 48 anni, agente di commercio, malato di Covid, era arrivato a San Bortolo di Vicenza in condizioni disperate, non riusciva più a respirare, ma Alessandro, un Novax convinto, ha rifiutato ogni tipo di cura nonostante i medici gli avessero chiarito le sue condizioni gravissime e gli avrebbero appunto chiarito che gli sarebbero restate poche ore di vita. Alessandro ha rifiutato l'intubazione ed è morto da lì a poche ore. Solo all'ultimo istante Alessandro avrebbe dato il consenso alla rianimazione, ma ormai per lui era troppo tardi, nemmeno una videochiamata dei figli avrebbe fatto ravvedere Alessandro sulla scelta di farsi curare. Figli Nicolò, Giovanni e Riccardo, Riccardo di soli 10 anni, che erano oggi lì al funerale, stretti in un profondissimo dolore. Quella di Alessandro, come ricorda, in parole molto toccanti, la prima moglie durante il ricordo, era una famiglia allargata, era una famiglia felice, legatissimo ai 3 figli con cui ha condiviso tantissime esperienze, soprattutto tante immagini legate al calcio, alla passione che legava appunto la famiglia, i figli, e anche i suoi amici lo ricordano come una persona molto appassionata, una persona sorridente, legata alla vita, e le parole molto toccanti degli amici lo ricordano come una persona sorridente che rimarrà sempre nei loro cuori. Christian, sì, Sharon, la situazione era veramente molto... Dimmi. Vai pure, scusa, ti ho interrotto. No, prego. Dico, la situazione fuori la chiesa era veramente molto delicata, tantissimi amici dei più piccoli, dei bimbi, anche alcuni giocatori giovani del Vicenza Calcio, perché uno dei figli appunto giocava nelle giovanili della società vicentina, quindi tantissime persone raccolte per appunto ricordare Alessandro Mores. Grazie, grazie davvero Sharon per questa tua cronaca di questa mattina dolorosa e piena di interrogativi per Vicenza e non solo. Grazie quindi a Sharon Di Carlo, questa sera nei nostri telegiornali il racconto della giornata e di questa vicenda appunto che sta facendo veramente il giro d'Italia. Sempre per la cronaca, prima di passare
agli ospiti. È stata una domenica contrassegnata dalla nebbia e da tanti incidenti, quella di ieri in particolare sulla 27, è stato un pomeriggio per certi versi infernale per gli automobilisti. Fortunatamente ci sono stati degli incidenti senza feriti gravi, anche se incidenti rocamboleschi, davvero spettacolari. A un certo punto l'autostrada all'altezza di Spresiano è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia ed è stato il caos, lunghissime code per tutto il pomeriggio anche in zona Belluno e Longarone, nebbia che è un problema per l'appunto pressante di questi giorni. E poi c'è un risvolto trevigiano che riguarda un caso nazionale ieri che ha commosso appunto all'inizio di questo anno tutto il paese, l'omicidio del piccolo di 7 anni di Varese, ucciso dal padre Davide Paitoni. Davide Paitoni di 40 anni che lavorava per la Colfert di Mogliano nella sede varesina del gruppo Colfert. L'uomo, come sapete, per l'appunto per vendicarsi dell'ex moglie ha ucciso, così ha spiegato, il figlioletto, poi ha tentato di uccidere anche la donna, non ce l'ha fatta e si è dato alla fuga nei boschi lombardi. Qui è stato braccato dagli agenti delle forze dell'ordine e ovviamente si trova in carcere con questa brutale accusa. C'è da dire appunto che lavorava per la Colfert di Mogliano nell'azienda di Varese. Nell'autunno scorso aveva avuto un alterco con un collega ed era arrivato a ferirlo. Da lì la sospensione e anche gli arresti domiciliari, perché l'uomo si trovava agli arresti domiciliari. Quindi c'è anche un risvolto tragico da questo punto di vista. Questi temi della cronaca e poi ci sono quelli dell'attualità e per commentarli sono collegato, lo saluto e lo ringrazio, con Giacomo Colladonna, che è presidente della MOM, la società di trasporto pubblico locale della Marca. Buongiorno Colladonna. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. Allora, spesso, Presidente, ci siamo collegati in queste settimane perché spesso il mondo del TPL deve fare i conti con dei cambi anche repentini di normative e di restrizioni. Dal 10 di gennaio scatta il Super Green Pass, quindi per salire sui mezzi di trasporto pubblico anche locale servirà il Super Green Pass, quindi servirà o essere guariti dal Covid o appunto avere completato il ciclo vaccinale. Questo che cosa comporta? Qual è la ricaduta immediata per MOM? È una ricaduta importante, in quanto già prima avere un Green Pass normale era un problema, adesso con il rafforzato, quindi limitiamo ancora la possibilità agli utenti di prendere e di usare il mezzo pubblico. Questo è un aspetto che è anche giusto in questo momento. Ritengo anche però che sia importante che anche coloro che sono gli operatori, quindi i dipendenti della nostra azienda, che salgono in autobus, debbano avere lo stesso Green Pass rafforzato. Da quello che abbiamo capito, da quello io ho avuto anche notizie da parte della nostra associazione di categoria nazionale, dovrebbe essere prossimo anche l'emissione di una normativa che impone ovviamente il Green Pass rafforzato anche per i dipendenti dei trasporti pubblici. Che poi tra l'altro è quello che lei auspica un po' da tempo, è da tempo che lei dice serve l'obbligo vaccinale per i lavoratori dei trasporti pubblici locali. È vero, è un pezzo che lo dico, nel senso che questo ovviamente, non essendo stato fatto fino adesso, crea sicuramente dei problemi organizzativi all'interno dell'azienda, perché avere il Green Pass normale non è che un dipendente che non è vaccinato lo presenti costantemente ogni giorno. Questo implica dei problemi organizzativi importanti che fino adesso siamo riusciti a far fronte mettendo in campo tutte le persone anche di altri reparti a guidare i mezzi, ma che non può continuare in eterno. Appunto,
Lei cosa teme? Teme che ci siano ulteriori problemi organizzativi da questo punto di vista e li può quantificare? Perché all'inizio, quando parlavamo del Green Pass, diciamo così, semplice, c'erano state diverse defezioni. E ora? Allora, io per le informazioni che ho io, il 15 di ottobre avevamo circa 106 dipendenti, parlo di autisti ovviamente, che non erano vaccinati. Adesso probabilmente il numero è inferiore, non abbiamo possibilità di sapere il numero effettivo, ma so che per esempio ho 16 dipendenti che dal 15 di ottobre sono a casa e che non si sono più presentati al lavoro. Perché? Perché non fanno nemmeno il tampone. Questo è il primo problema. Il secondo problema è ovviamente che abbiamo anche personale che usa ovviamente il tampone per venire al lavoro, e questo sarà sicuramente un aggravante sull'organizzazione che dobbiamo affrontare nel mese di gennaio. Da quello che ho capito, questo obbligo dovrebbe essere operante da febbraio, e quindi cercheremo di capire nel mese di gennaio quali sono le ricadute in termini organizzativi sul nostro servizio. Correlato poi al vostro comparto è quello della scuola, delle nuove regole sulla quarantena, poi c'è tutto il dibattito, ma ci torneremo, sull'eventuale rinvio del rientro a scuola. Sono tutti fattori che coinvolgono il trasporto pubblico locale, Presidente. Sicuramente sì, come ho detto più volte, noi siamo ormai da due anni, praticamente da due anni, in continua emergenza. Da marzo del 2020 ad oggi, ovviamente il trasporto pubblico, la mobilità pubblica ha subito delle situazioni che l'hanno messa in grossa difficoltà. Ricordo che dal 15 di ottobre abbiamo avuto l'obbligo del Green Pass sul posto di lavoro, dal 6 di dicembre l'obbligo del Green Pass base per chi usa il mezzo pubblico, e quindi il controllo anche da parte nostra ovviamente delle persone che salgono a bordo. Adesso avremo questo Green Pass rafforzato per quanto riguarda gli utenti, e poi avremo anche il problema dei dipendenti che devono essere ovviamente anche loro vaccinati. Questo è una serie di situazioni. Poi aggiungo che abbiamo anche l'incertezza che la scuola possa iniziare il giorno 10, lo vediamo anche dal numero degli abbonati, ovviamente, che sono molto pochi. Anche questo è dei problemi in termini organizzativi, in termini finanziari, in termini economici per la società come la nostra, ma per tutte le società del trasporto pubblico nazionale. E poi da ultimo, Presidente, il tema dei controlli. Allora, fino adesso i controlli noi li abbiamo fatti in salita, perché la nostra è un controllo preventivo, non abbiamo possibilità di sanzionare e quindi l'abbiamo fatto in salita. A dire la verità, non è che abbiamo trovato tantissime persone che salivano senza Green Pass. Per quanto riguarda invece gli altri controlli a bordo e in discesa, quindi repressiva più che preventiva, lo fanno le forze dell'ordine, che hanno titolo per farlo e anche il titolo per sanzionare. Ecco, ma prevede un rafforzamento da questo punto di vista, perché nel momento in cui entrerà in vigore il Super Green Pass, prevede sempre lo stesso modello, quindi nella fase della salita, campione, o si può pensare a qualcos'altro? Allora, noi abbiamo pensato nello stesso identico modo. Peraltro ricordo, come ho detto più volte, che mancando gli autisti ho dovuto mettere alla guida anche operatori, gli addetti al controllo, ho dovuto mettere anche meccanici, ho dovuto mettere anche impiegati, e quindi non è che abbia un eccesso di personale, quindi ho necessità di procedere a una verifica a campione. Lo continueremo a farlo anche dopo il 15. Diciamo, Presidente, cambiano le regole, ma il personale sempre quello è, anzi per certi versi è sempre più stressato proprio perché la macchina in generale è stressata. Ultimissima domanda, state procedendo sul fronte dell'assunzione di nuovi autisti? Sì, allora noi abbiamo fatto un avviso, una prova, le prove selettive, hanno partecipato circa un centinaio di persone, abbiamo una nostra graduatoria,
Abbiamo mandato i primi a fare la visita, noi abbiamo l'obbligo di mandare delle visite psicotecniche, l'ufficio che è preposto è l'ufficio di Venezia, delle ferrovie, e quindi abbiamo già la possibilità di avere a metà mese l'entrata di circa 15 nuovi autisti. Questo ci permette ovviamente di far sì che i turni vengano coperti. Il personale che io ringrazio, ovviamente c'è stato molto personale autista che ha dato la disponibilità a fare anche turni straordinari, però non possono durare all'interno. Certo. Quindi noi da metà mese avremo questo nuovo ingresso di questi nuovi dipendenti, nuovi autisti, che spero risolvano in qualche modo il nostro problema organizzativo. E riuscirete a operare anche di domenica, garantire il servizio anche di domenica? Sicuramente sì. Presidente Colladonna, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti. Grazie Buon anche a lavoro. voi. Buon lavoro e buon Buon anno. lavoro a te. Grazie. Arrivederci, grazie al presidente della MOM Mobilità di Marca, Giacomo Colladonna. E do il benvenuto al mio nuovo ospite. Abbiamo parlato di scuola e ci muoviamo nel campo della scuola con Manuel Maronese, che è docente di lingue antiche al liceo di Oderzo, dottorando e quant'altro, però che è qui nella veste di testimone del Covid. Perché Maronese ha avuto il Covid, ma soprattutto ha pagato le conseguenze del cosiddetto long Covid. Maronese, buongiorno. Sì, buongiorno, Allora, Cristian. cominciamo dall'inizio. Lei quando si è ammalato di Covid? Sì, allora, io mi sono ammalato nel novembre del 2020, la positivizzazione è durata una settimana, una decina di giorni. Sfortunatamente però il tampone negativo non ha portato la fine della malattia, perché ci sono stati e ci sono tuttora degli strascichi di quella che è una malattia silenziosa, silenziosa nel senso che nell'opinione pubblica non ha la dovuta risonanza e i medici stessi tendono a sottovalutarla e a minimizzarla, ed è il long COVID. Long COVID, che preciso riguarda migliaia e migliaia di persone. Io non sono certo una vox clamantis in deserto, cioè una voce che grida nel deserto, ma tantissime persone presentano sintomi variegati, diversi. Nel mio caso ho avuto dei problemi olfattori e di gusto che a più di un anno di distanza ancora persistono. I sensi sono stati recuperati, ma non come in precedenza. Questo ha avuto una ricaduta dal punto di vista emotivo, dal punto di vista psicologico, devastante. E la cosa che più fa arrabbiare me, ma non solo me, le tantissime persone, è che appunto nella scienza non c'è la dovuta ricerca, non c'è la dovuta ricerca a più di 2000 anni di storia della medicina, 2 anni dal Covid, ancora la maggior parte dei medici non è concorde, non sa, brancola nel buio riguardo al meccanismo per cui il sistema olfattivo è rimasto compromesso in questo modo. Diciamo che probabilmente ne parlavamo nei giorni scorsi, siamo tutti presi ancora dall'emergenza, dalle conseguenze più nefaste sui polmoni e quant'altro, e magari certi sintomi che erano definiti secondari sono stati un po' messi da Messi da parte. parte, che non sono secondari, perché persone che non possono più avvicinarsi a determinati cibi, hanno il disgusto nel mangiare le uova, nel mangiare la carne, cioè è davvero psicologicamente qualcosa che ti tocca e non lo può comprendere se non chi lo prova, e questa è la cosa più A lei a un frustrante. certo punto il gusto è sparito del tutto, Del olfatto, tutto, del del tutto. tutto. Per una settimana io ho avuto una completa, in termini tecnici, si chiama ageusia e anosmia, cioè mancanza totale di gusto e di olfatto, i quali poi successivamente sono in parte tornati, ma non come in precedenza. E io poi ho fatto il vaccino, mi sono fatto la prima. Primo ciclo vaccinale, in seguito mi è sorta
una parosmia, cioè una percezione di alcuni odori e di alcuni gusti distorti, e questo mi ha impedito per esempio di mangiare alcuni cibi, per esempio le uova tuttora non posso mangiarle, la carne fino a poco tempo fa sapeva di marcio. E chiaramente questo anche dal punto di vista di una dieta, di un alimentare, va ad influire molto, e ci sono, ripeto, migliaia di persone che io conosco, alcune le conosco personalmente, altre tramite social, certo, che accusano questo problema e che da parte della medicina, da parte dei medici, non hanno avuto l'aiuto dovuto. Non hanno ancora delle risposte. Lei tra l'altro poi è stato in alcuni centri anche dedicati, ma ne parleremo subito dopo la pubblicità, fra pochissimo. Di nuovo in diretta, in attesa di collegarci alle 12.30 con Marghera per il punto stampa del governatore Zaia, il primo dell'anno, mentre il virus galoppa, la variante Omicron, così come galoppano, c'è da dire, anche i vaccini. Stiamo parlando di Covid e di long Covid con il nostro ospite qui in studio, Manuel Maronese, che è docente, è latinista. Ha lavorato al liceo classico di Oderzo e ci spiegava appunto il suo, la sua vita con il long Covid e con questa percezione sbagliata, diciamo così, dei sensi, l'olfatto, il gusto, totalmente spariti per diversi mesi. Dicevamo prima di andare in pubblicità che lei si è rivolto anche a delle strutture specializzate, sì, per capirne un po', sì, di più a chi. Allora, io esattamente un anno fa sono stato a Torino in un centro all'Humanitas Gradenigo, un ospedale specializzato. Sono stato poi a Bergamo, sono stato a Verona recentemente. Il problema è che, come dicevo prima, i medici stessi non sanno quale sia il meccanismo esatto per cui i sensi sono stati compromessi in questo modo. C'è chi pensa ad un'infiammazione permanente, c'è chi pensa ad un danno al sistema nervoso centrale, chi pensa a un danno al sistema periferico, quindi l'epitelio olfattivo. Ma io mi chiedo come sia possibile in due anni ancora brancolare nel buio da questo punto di vista. E quindi i centri ai quali io mi sono rivolto, sì, io ho seguito una terapia con dei corticosteroidi, con delle vitamine eccetera, che però non ha dato gli effetti sperati. E adesso sono a Verona, appunto, in questo sono seguito da questo centro long Covid, e però ripeto, il long Covid è subdolo, perché si manifesta sotto diversi punti di vista. Lei non ha avuto solo problemi con l'olfatto, ma anche astenia, quindi esatto, affaticamento muscolare, anche affaticamento mentale. Affaticamento mentale io l'ho avuto successivamente nel mese di marzo, aprile, diciamo, e ricordo che quando ero in classe spiegavo, in alcuni momenti facevo fatica a trovare le parole adeguate, ed era proprio poi confrontandomi con altre persone che hanno avuto il Covid, è risultata una problematica comune questa. Le era mai capitato prima? Non mi era mai capitato. Anche perché, ripetiamolo, lei è un latinista, certo, ha vinto un secondo posto al certamen Capitolinum, certo, dico bene, che è la gara principale, il concorso principale per i latinisti e gli appassionati cultori di lingue antiche in Italia, quindi insomma, certo, la sua mente è sempre abbastanza vivace, però ho avuto quel periodo circoscritto ai mesi, ripeto, di marzo-aprile, e poi invece in estate si è presentata appunto questa astenia, che anche qui non è tipica di me perché non l'ho mai avuta, insomma sono uno sportivo, faccio attività. Quanti anni? Beh, faccio palestra da più di 10 anni, quindi insomma... Non... Comunque lei tra i 30 e i 40 anni? Sì, io ho 36 anni, 36. Sì, sì. Quindi diciamo soggetto giovane che ha pagato, sì, un prezzo abbastanza importante, certo, al Covid. E quello appunto che è più subdolo di questa malattia è che molti sintomi si presentano
in seguito, a posteriori, non subito. Cioè io nel periodo di positività, ad esclusione della perdita totale di olfatto e gusto, stavo benissimo, cioè riuscivo a fare gli addominali e le flessioni in casa, non avevo una linea di febbre. Il tutto si è presentato poi, è venuto in seguito, e questa è la cosa più destabilizzante. E quindi, diciamo, lei anche a nome di tanti malati di long covid chiede un appello ai medici, è proprio un appello accorato affinché considerino questo problema, questa sintomatologia, non la sottovalutino, perché potrebbe aver colpito, come noi, anche i loro familiari, insomma potrebbe colpire, è un qualcosa che chiaramente non può e non deve essere sottovalutato in questo Quindi modo. Lei sta pagando questo prezzo, ha pagato questo prezzo al Covid. In apertura di questa diretta abbiamo dato conto di funerali che si sono svolti questa mattina a Vicenza. Lei era qui con me, ascoltava quest'uomo di 48 anni che ha rifiutato le cure ed è morto sostanzialmente di Covid al San Bortolo. Qual è la sua reazione? Rifiutare le cure è sicuramente, soprattutto nel momento in cui poi è stato ricoverato e ha rifiutato qualsiasi tipo di operazione, non è una cosa chiaramente saggia, non è una cosa che anzi ci si auspicherebbe. Io non mi sento di ho sentito molte condanne. Non è il momento del non giudizio. Non è il momento del giudizio, chiaramente, questo. Rifiutare così una cura nel momento in cui si è in ospedale non è la cosa auspicabile. Ecco, poi c'è tutto il tema relativo alla scuola. Proprio in questo momento, De Luca, e siamo sempre in attesa di collegarci con Luca Zaia da Marghera, i microfoni sono stati posizionati, sono pronti. De Luca, il governatore della Campania, che dice rinviare di 20-30 giorni il ritorno a scuola. Questa è la proposta più forte che arriva dal presidente della regione Campania. Lei, maronese, che è insegnante, che cosa ne pensa? Poi c'è tutto il dibattito sulla DAD da applicare ai non vaccinati, anche questa è una proposta delle regioni e sicuramente ne parlerà il governatore Zaia. Da insegnante, da docente, che cosa si sente di dire di fronte a queste proposte? Fanno bene i presidenti di regione a chiedere misure restrittive? Chiaramente no, uno in primis perché non sono quei 20-30 giorni che cambiano la situazione e il decorso della pandemia. In secondo luogo, far perdere ai ragazzi così tanti giorni di scuola, penso anche ai 2 anni precedenti, chiaramente non è proficuo. Io chiederei a questi presidenti di regione se un giorno sono disposti a farsi operare da medici che hanno fatto scuola in DAD, che hanno fatto scuola a distanza. Sarebbero disposti a farsi operare a cuore aperto da un medico che ha perso così tanta, sia chiaramente in ambito universitario ma anche in ambito scolastico, perché è la scuola in primis che getta le basi, la scuola media, la scuola superiore che gettano le basi di quello che sarà il futuro professionista. Siamo disposti a metterci in mano a futuri professionisti che hanno perso uno scaglione così importante e che sono destinati, in base a queste proposte, a continuare a perdere E questa è una domanda tutt'altro che retorica. A livello di preparazione, questa DAD, lei appunto da insegnante, come la valuta? Si dice che i ragazzi abbiano perso molto, penso ai risultati dei test Invalsi del giugno scorso.
Certo. C'è un allarme, c'è un allarme sicuramente, perché la scuola a distanza, soprattutto per alcune discipline, io penso magari alle discipline come la matematica, come il latino e il greco, quelle magari meno discorsive, ha bisogno chiaramente, io penso allo stesso strumento della lavagna in Ardesia, che può sembrare una cosa da poco, però chiamare il ragazzo alla lavagna, fargli svolgere un esercizio de visu, cioè di persona, ha tutt'altra valenza rispetto ad uno schermo, dove chiaramente con tutta la buona fede, con tutta la buona volontà dei ragazzi, ci può essere anche sempre la volontà di truffare, di copiare. Va a inficiare maggiormente le materie scientifiche o umanistiche? Anche su questo fronte c'è un dibattito aperto. Si dice che soprattutto le materie umanistiche risentano di questa modalità di apprendimento. Ma sì, io penso che in generale, come dicevo prima, tutte le materie che non siano meramente discorsive, che quindi richiedano un'applicazione pratica, ciò non vuol dire solo appunto la matematica, ma anche le lingue classiche, le lingue straniere, per esempio, che richiedono l'applicazione pratica, il momento in classe, che non sia solo della trasmissione, che non sia solamente quello trasmissivo, ma anche quello applicativo, chiaramente tutta questa parte, tutta questa fetta, diciamo così, di didattica viene compromessa, viene sacrificata dalla DAD, che è un qualcosa di così, un palliativo, se vogliamo così, un qualcosa che non serve, serve a, così, a tamponare, ecco. Della parola giusta, vista visto il momento. Non può essere un qualcosa che si protrae. Mi interessa anche il suo punto di vista riguardo all'obbligo vaccinale per gli insegnanti. La maggior parte del corpo docente ha aderito anche con una certa convinzione alla vaccinazione, però appunto restano tante, no? Le quarantene a scuola, gli isolamenti, adesso stanno cambiando anche le regole, ci saranno delle novità sicuramente in settimana. Da questo punto di vista, qual è l'umore degli insegnanti? Allora, chiaramente questa permangono le quarantene perché nel momento in cui i docenti sono vaccinati e i ragazzi non lo sono, un docente che si trova in classe con 20 ragazzi, di cui magari 10 sono vaccinati e 10 no, è chiaro che va ad inficiare tutto questo l'obbligo vaccinale. Quindi io la trovo sinceramente una misura inutile, una misura inutile nel momento in cui appunto la scuola non è fatta solo di docenti, la scuola è fatta anche e soprattutto degli studenti. Quindi, premesso che io non mi sento e non sono nessuno per obbligare, assolutamente, però secondo me è stata una misura inutile quella dell'obbligo vaccinale esteso ai docenti. Doveva essere eventualmente, andrebbe considerato per tutto il corpo scolastico. Lì insomma, ci sono delle problematiche relative al diritto all'istruzione, quindi sancito dalla Costituzione, quindi non è neanche possibile estenderlo a tutti gli studenti, perché si verrebbe a negare alla popolazione studentesca il diritto all'istruzione, ripeto, quindi, sancito costituzionalmente. Sento che lei si augura per i suoi studenti per il 2022 una scuola in presenza, una non potrebbe essere altrimenti. Sì, assolutamente. La scuola è iniziata in presenza e speriamo, io, tutti i miei colleghi, il mio dirigente, speriamo che possa continuare in presenza, non solo per noi ma per tutte le scuole, e per garantire appunto un futuro professionale migliore a questi studenti, che un giorno saranno dei professionisti ai quali noi dovremo affidarci in toto. Tra l'altro,
Oggi in tanti si aspettano una presa di posizione da parte del governatore Zaia anche sul tema di questi giorni, di queste ore in realtà, l'introduzione di un obbligo vaccinale esteso a tutti i lavoratori. Avete sentito poco fa il presidente di MOM, la società di trasporto pubblico della Marca, augurarsi che presto, ma è da tempo che lo chiede, l'obbligo vaccinale venga esteso a tutti gli autisti, in modo da uscire forse dalle troppe ambiguità che stanno caratterizzando questo periodo. Un consiglio dei ministri è già stato fissato per il 5 di gennaio, quindi per mercoledì. Diciamo che la cronaca di Palazzo racconta di un premier, Mario Draghi, che ha tutta l'intenzione di accelerare sul fronte di questo obbligo, seppure appunto facendolo partire dal primo di febbraio o comunque dal mese di febbraio, una misura quindi che non sarebbe immediatamente operativa, anche perché c'è un altro nodo da prendere in considerazione, che è quello dei vaccini a disposizione, perché se si introduce un obbligo vaccinale esteso c'è la necessità di garantire una copertura vaccinale ancora più estesa di quella che c'è in questo periodo. Tra l'altro, voci di stampa e non solo, mi riferisco all'assessore regionale della sanità del Lazio, in questi giorni hanno suonato più di un campanello d'allarme dicendo che i vaccini sì, sono disponibili, ma non ce ne sono più così tanti come alcune settimane fa, quindi che serve implementare la scorta di vaccini. Vedremo anche da questo punto di vista se il governatore Zaia con l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin prenderà o meno una posizione anche su questo tema. Poi sapete che ogni regione ha anche una propria politica vaccinale, quindi di utilizzo delle scorte. C'è un margine di discrezionalità in capo quindi ai governatori e alle strutture sanitarie sul come portare avanti la campagna di immunizzazione. Il commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo, dà le linee guida principali, poi tocca ai presidenti di regione calare sul territorio le vaccinazioni. Anche qui avete visto nei giorni scorsi alcuni comuni del Veneto stanno implementando dei servizi proprio per gli studenti che abitano nei loro territori. Mi riferisco per esempio al comune di Zerobranco, nei giorni scorsi ve ne abbiamo parlato, e potrebbe diventare un modello per tutta la Marca, quindi per consentire ai bambini di andare a scuola in sicurezza, somministrare loro il tampone, che ne so, in alcuni spazi pubblici tipo in municipio o da altre parti. Questo può essere un sistema maronese, il fatto di avvicinare i tamponi alle scuole. Sì, potrebbe sicuramente essere un sistema, considerando che non sono molte le farmacie che permettono appunto di effettuare il tampone, e in molti casi è anche necessario prenotare, ci sono delle lunghe file, quindi potrebbe essere effettivamente un servizio utile alla comunità scolastica questo, e garantirebbe chiaramente uno screening efficace della popolazione studentesca che mette piede in classe. E da qui l'alleanza fondamentale fra pubbliche amministrazioni, uffici scolastici provinciali e quant'altro, perché appunto stiamo vivendo giorni molto delicati, c'è molta apprensione per il 10 di gennaio quando i ragazzi rientreranno in classe, ci sono tanti tasselli, no? Abbiamo sentito prima il trasporto pubblico locale, ci sarà la necessità di un super green pass per salire sul pullman, e quindi diventa una gestione difficile, molto molto difficile. Infatti io mi aspetto per i primi giorni di scuola, quantomeno per la prima settimana di scuola, ahimè, mi aspetto effettivamente un inizio burrascoso,
purtroppo, però confido chiaramente nella collaborazione, come ha detto lei, tra le diverse amministrazioni, i servizi di trasporto e tutto quello che appunto possa garantire un rientro efficace. Efficace in sicurezza. Tra l'altro, proprio in questi minuti è uscita una presa di posizione del sindacato dello SNALS di Treviso, in questo caso con Salvatore Auci. Possiamo vedere da Treviso Today: bisognerà attendere il Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2022 per avere le nuove disposizioni, dice lo SNALS di Treviso. Secondo il calendario scolastico regionale, le lezioni nella Marca dovevano riprendere il 10 gennaio 2022, ma al momento non ci sono certezze per motivi di sicurezza. La volontà di ritardare la riapertura delle scuole non è campata in aria. La crescita dei contagi purtroppo manifesterà tutta la sua pericolosità soltanto dopo le festività natalizie. Così il segretario provinciale dello SNALS di Treviso, Salvatore Auci, sottolinea come queste siano giornate dominate dall'incertezza per quanto riguarda il mondo della scuola. Tra l'altro, proprio la scorsa settimana il governatore Zaia a Marghera aveva invitato la pediatra padovana Liviana D'Adalt, direttrice dell'ospedale della donna e del bambino di Padova, che ha tracciato un quadro tutto sommato preoccupante del contagio tra i giovanissimi, un contagio che lei stessa ha definito incredibile, soprattutto guardando alle ultime 8 settimane, un trend di crescita costante. Ormai la quarta ondata è l'ondata dei giovanissimi, è chiaro che ci si trova di fronte a sistemi immunitari per certi versi più forti, e anche le conseguenze, diciamo così, nefaste sono di gran lunga inferiori, fortunatamente. Però di fronte a un contagio così esteso, per una questione meramente statistica, le problematiche ci sono e sono evidenti, soprattutto in termini di long covid, perché poi, diciamo, Maronese, questo è l'aspetto, il long covid colpisce soprattutto i più giovani. Si diceva che addirittura un bambino positivo su 1000 sviluppa la cosiddetta sindrome infiammatoria multisistemica, la MIS-C. Esatto, sì, ma anche le statistiche dimostrano che effettivamente il long covid ha una una maggior presa sulla popolazione più giovane. Sono le fasce d'età comprese tra i 18 e i 45-50 anni che manifestano più a lungo termine queste problematiche, e quindi qui chiaramente io non entro nello certo specifico, perché non è il mio ambito, però effettivamente va a colpire maggiormente fasce d'età più giovani. Ecco, siamo sempre in attesa di collegarci con Marghera, la sala stampa al momento è ancora vuota, c'è attesa per le comunicazioni del presidente Zaia. Probabilmente sono in corso anche degli incontri con la parte governativa, perché appunto nessuno sta andando in vacanze in queste festività 2021-2022, almeno per quanto riguarda i nostri governanti, perché per l'appunto la situazione resta delicatissima. Senta Maronese, lei da docente ha vissuto quarantene in classe? Ci sono stati dei casi, magari senza entrare nello specifico, come ha vissuto questo periodo? Guardi, io fortunatamente non ho avuto casi di quarantene in classe, anche perché io adesso dal 1° novembre sono in congedo dottorale e quindi fino all'altezza di quella data non ho avuto casi simili. So di alcuni colleghi che invece li hanno avuti, e chiaramente questo poi comporta tutta una serie di disagi, tutta una serie di problematiche per quanto riguarda la gestione, per quanto riguarda
il mantenere, il far, quando facciamo tornare i ragazzi, quanto restano a casa, quanto facciamo a distanza, quanto facciamo in classe, insomma va chiaramente a influire negativamente su tutti questi aspetti. Io fortunatamente non ho avuto, di queste problematiche. Le problematiche maggiori legate alla mia esperienza professionale sono state l'anno scorso con la DAD, sono state quelle con la DAD che con i problemi di cui parlavamo prima, ovviamente. No, poi magari un latinista non è, lo dico ovviamente come sì, battuta, no, non no, è magari... è vero, un assolutamente, almeno nel mio caso, poi nella maggior parte dei casi, insomma, i classicisti non sono molto, diciamo così, digitali. Amici della, esatto, dell'ambito digitale, e quindi anche da questo punto di vista qualche problema c'è stato per quanto sì, diciamo mi riguarda. Che il latino e il greco sono anche lingue particolarmente difficili, sono insegnamenti complessi e farli in DAD sicuramente. Certo, farli in DAD li mortifica, ecco, lì, questa è la parola giusta, mortifica la nobiltà di queste due lingue, quasi un vilipendio fare queste due lingue in DAD, li sminuisce tantissimo. Allora, visto che c'è un evidente ritardo nel punto stampa del governatore Zaia, riprendiamo brevemente con la cronaca. Ci sono stati incidenti sulle strade anche nella giornata di ieri, così a Cittadella. Era uscito di casa all'alba, come al suo solito, in sella alla sua bici. Aveva 81 anni Valentino Parolin. La sua vita si è fermata a pochi metri dalla sua abitazione in via Tre Case a Santa Croce Bigolina, frazione di Cittadella. L'uomo è stato travolto da un'auto nonostante il disperato tentativo di frenata. Ed è arrivato proprio, si è posizionato in questo momento il governatore Zaia. Il tempo di ringraziare Manuel Maronese per questa sua testimonianza preziosa che apre un capitolo sul long Covid. Grazie a davvero voi per Maronese, linea ospitato. A Luca Zaia Marghera. È la prima conferenza stampa dell'anno, fra l'altro, per dare uno spaccato che sia, diciamo, troppo alto il volume, bisogna abbassare un po' il volume. E per dare uno spaccato della, ma sto un po' più distante, per dare uno spaccato di quello che è poi il nuovo decreto legge riferito alle quarantene, ai tamponi e altro, in modo tale che facciamo chiarezza una volta per tutte, visto e considerato che ci sono grosse novità e che molti cittadini è giusto che sappiano, non so, se c'è una persona oggi in quarantena perché è contatto di persona positiva e lui è asintomatico, non è positivo, o lei è asintomatica, non è positiva, ma è un contatto e ha il booster, cioè ha fatto la terza dose, non dovrà presentarsi a fare il tampone finale perché non è più previsto. Insomma, siamo in una fase un po' di limbo, di passaggio, però insomma nel giro di una settimana dovremo andare al regime. Dottoressa Russo poi vi parlerà anche di altre cose. E sono qua con l'assessore Lanzarin e pensiamo appunto che sia giusto fare un punto della situazione, intanto visto e considerato che non ci vediamo da tre giorni, quattro, con rispetto al bollettino quotidiano. Allora, i tamponi molecolari sono 8.349.672. I tamponi rapidi sono 13.671.485 e quindi vi dico che ufficialmente abbiamo passato i 22 milioni di tamponi, esattamente 22.021.157. Quindi sostanzialmente se fate, sono 22 mesi, è quasi 1 milione di tamponi al mese, sono 900.000 tamponi al mese. Positivi nelle ultime 24 ore, 6.468. Allora ragazzi, mi sembra logico che quel dato di 14.000 in un giorno fosse un dato anche figlio di quel periodo. Adesso vedremo domani il dato
e ne vedremo una stabilizzazione, perché come avete visto da 14.000 siamo passati a 2.000, 3.000 quanti erano, e cioè abbiamo avuto troppi sbalzi che sono gli sbalzi naturali, in un 3.008 erano in un periodo di festività. Oggi c'è questo che è un dato già ben pulito, sono 6.468 che rapportati a 49.798 tamponi hanno un'incidenza del 12,99% di positività. Noi tutti i giorni verso le 5 del pomeriggio, 5 e mezza, vi mandiamo una tabellina, non so se la vedete, che è quella, avete visto che noi siamo sempre abbondantemente sotto la media nazionale, perché finalmente dopo 20 mesi si è riusciti a far capire a livello nazionale che non bisogna guardare il numero dei positivi ma la percentuale di positivi sui tamponi. Allora facciamo noi la tabella, così non c'è più dubbio, vedete che nessuno la contesta, sono dati ufficiali, e vedete anche, tranne ieri, che tutti i giorni noi siamo quelli che fanno più tamponi in Italia nelle 24 ore. Numero dei positivi dall'inizio dell'infezione, quindi dal 21 febbraio, 670.277. Numero dei positivi ad oggi, sono una mole importante, sono 111.589. Ma questi sono figli ovviamente dei tanti tamponi che si fanno, quindi 111.589. Ricoverati totali 1.516 più 50. I 1.516 sono così distribuiti: 1.316 in area non critica, 200, meno 2. Sapete che da casa ci scrivono spesso che dobbiamo andare più lentamente con i cartelli, che devono segnarsi i dati. Terapie non Covid, manteniamo l'attività ospedaliera, anche se non ai massimi livelli, 2,67. Totale dei decessi 12.417 più 9. Totale dei dimessi 25.570. Che è sempre per... Non si sente da casa. Vabbè, ma non sai che ogni volta non si sente da casa, vuol dire che non è gestita bene sta roba. Perché non si sente da casa? Non c'è un problema legato al docking, che non va più. Ma non avete fatto prove prima? Sì, ciao. Vabbè, perché anche l'ultima volta non si sentiva da casa. Allora, dei 25.000, vi dicevo, dimessi, noi dobbiamo ricordare che ci sono, eccoli qua, 670.000 contagiati, quelli che parlano di cure domiciliari, questa è la risposta, cioè di 670.000 potenziali, 25.000 sono finiti in ospedale. Allora, ultime informazioni, 33.770 sono i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore, dei quali 26.183 booster. E vi dico anche che i booster ormai sono 1.759.000, quindi abbiamo superato quell'obiettivo che avevamo di 1.500.000 entro il 31 dicembre. Considerate che entro febbraio, fine febbraio, noi abbiamo 2 milioni di target, prego dottoressa, 2 milioni di target di cittadini che potenzialmente sono vaccinabili con la dose booster e quindi con tutti i richiami. Siamo a un'incidenza di 820,1 su 100.000 abitanti, R con T 1,19. Area non critica, quindi medica, 19,5. Per passare all'arancione bisogna che quest'area, diamo per scontato che l'incidenza è già target da arancione, l'area non critica medica
da 19,5 deve andare a 30, quindi sono 10,5. Dovranno andare più o meno a 1800 ricoverati in area non medica. Terapia intensiva 18,6, si sta avvicinando alla fascia arancione perché è 20, però insomma il fattore limitante è importante ancora l'area non critica, quindi ragionevolmente almeno 2 settimane, cioè, le faremo anche, si sente adesso? Almeno 2 settimane le faremo in assoluto, si spera, giallo. 2-3 considerazioni. Variante Omicron, poi ve lo dirà anche la dottoressa Russo, c'è una bella indagine che l'assessore ha portato avanti, che poi vi verrà spiegata, sulle presenze delle varianti nelle acque reflue, nelle fogne, per capirci. E si vede, intanto sono stati i primi a livello nazionale a beccarla, la Omicron. E si vede anche, poi io non anticipo niente, si vedrà anche, la dottoressa Russo vi dirà anche quanto pesa. Allora, siamo in ambiente Omicron. Abbiamo capito che è una variante un po' particolare, molto contagiosa. I pranzi di Natale ci hanno già dato un'anticipazione di cosa significhi molto contagiosa, nel senso che abbiamo intere famiglie che si sono presentate per dover fare il tampone, magari asintomatiche, perché avevano qualcuno con i sintomi, ma si vede, peraltro anche con un'incubazione, se così la possiamo definire, di 3-4 giorni, nel senso che quelli del pranzo di Natale già ci siamo ritrovati il 28 e il 29 direttamente ai punti tampone o con sintomi, quindi è molto veloce. A differenza, mi permetto di dire, della prima fase, sto parlando del febbraio 2021, quando comunque avevamo sempre i 5 giorni, 8 giorni, cioè sembrava quasi che la positivizzazione fosse qualcosa di molto più impegnativo. Allora, non è vero che la variante Omicron è da sottovalutare. Sì, per carità, è altrettanto vero che il monte dei positivi e dei sintomatici è grande e quindi è inevitabile che per la proprietà transitiva il monte di quelli che si curano a casa sia una quota importante dei cittadini. Quindi trovi qualcuno che ha sintomi, ti dirà probabilmente 9 volte su 10 mi sono curato a casa, e sono tanti perché si stanno infettando in tanti. È altrettanto vero che le ospedalizzazioni sono quelle che ci preoccupano. Perché? Perché pur essendo una variante, qualcuno ha detto ma questa rischia di raffreddorizzare, no? O rischia di farti, fra l'altro ha le caratteristiche del mal di gola, raffreddore eccetera, ma è altrettanto vero che avendo un grande contingente di persone contagiate, perché è molto contagiosa, una quota minimale comunque arriva in ospedale. Non è vero che l'ospedale è equamente rappresentato i ricoverati, diciamo, rappresentano in maniera uguale i vaccinati e i non vaccinati. I non vaccinati, guardate, anche stamattina leggevo una lettera di un giovane anestesista che giustamente diceva: guardate che noi non ce la facciamo più, facciamo 12 ore al giorno in terapia intensiva e devo dire che stiamo ricoverando solo non vaccinati. Questi sono i dati, l'80% di chi è ricoverato in terapia intensiva è non vaccinato. L'80%, quasi l'80%. Abbiamo tutti i dati. 1 su 2, per dirla proprio in maniera veloce, in area non critica è non vaccinato. Considerate che oggi i non vaccinati rappresentano meno del 13%, perché siamo all'87,5% di vaccinati in Veneto, quindi sono il 12,5%. Quindi è inevitabile che il non vaccinato si esponga di più. Qui non è una campagna Provax o roba del genere, abbiamo l'obbligo di dire come stanno le cose, visto e considerato che ormai 1500 pazienti in ospedale ce li abbiamo, dei quali 200 in terapia intensiva. E le condizioni quali sono? Sono le condizioni che mi permetto di dire, ancora una volta riprendendo anche quello che dice le CDC a livello internazionale, cercare di utilizzare i dispositivi di protezione. Devo dire che ci raggiungono reportage fotografici di piazze dove le mascherine sono un'utopia, e di portare le mascherine all'aperto e al chiuso, in particolar modo se ci sono assembramenti. Vi ricordo che in zona gialla è obbligatoria la mascherina, non è una dittatura, serve la mascherina, punto e basta.
ma anche vi ricordo che l'altro aspetto, visto considerato che comunque sono ancora giorni di pranzi, cene e festività che si trascineranno almeno fino al 6, per quanto possibile, vedo che ormai è diventata anche una consuetudine per molti, un tampone rapido o un tampone fatto un fai da te o un rapido in farmacia o qualcosa, mette diciamo più al sicuro la compagnia che diciamo il gruppo di persone che si ritrova a cenare. A volte alcuni mi dicono ma eravamo non ci è servito far nulla perché ci conoscevamo, non vuol dire niente. C'è il termine della conoscenza o della parentela, non serve a nulla, a meno che non siate conviventi, allora già mangiate assieme tutti i giorni, quindi non è che vi serve il tampone per fare il veglione da soli. Però ecco, anche questa condizione. Dopodiché, tema booster, dopo ve lo dirà la dottoressa Russo, tema booster è stato come il tema del completamento del ciclo vaccinale primario, diciamo le prime due dosi al di sotto di 120 giorni di attesa, entro i 120 giorni di attesa per la terza dose, va sostanzialmente a riconoscere l'efficacia del vaccino. E ciò non toglie che il vaccinato possa diventare contagioso per altri, questo lo sappiamo. Cioè non è che il vaccino è la patente per aver risolto tutti i problemi, ma di certo è la patente per ridurre di molto il tema dell'infezione e soprattutto di sintomi clinici che ci possono portare in ospedale. Io non aggiungerei altro, vi lascio solo con la preoccupazione che abbiamo, insomma vedete che abbiamo questa lenta e inesorabile incremento di ospedalizzazione, che noi non è che ce lo possiamo permettere all'infinito. Oggi sono 50 persone, vabbè, è un lunedì mattina, è vero che può essere una contabilità del fine settimana diciamo raggruppata tutta in questo bollettino, vedremo i prossimi giorni, però la preghiera ai cittadini fa capire che noi non ci possiamo permettere gli ospedali pieni. Ringrazio tutti i sanitari e tutti coloro che hanno lavorato in queste giornate di festa, perché hanno lavorato come non ci fossero le feste, quindi veramente un ringraziamento particolare a nome mio e dell'assessore Lanzarini, abbiamo parlato anche prima, a tutti i sanitari, gli operatori sociosanitari, gli infermieri, gli amministrativi, insomma i volontari, tutti coloro che si sono comunque adoperati in queste giornate di festa, senza festeggiare il Natale a casa, la vigilia, piuttosto che l'ultimo dell'anno, perché ricordo che i nostri 68 ospedali restano aperti H24 tutti i giorni dell'anno, pronto soccorso compresi. Quindi veramente un grazie di cuore a loro. Ecco, anche per, diciamo, per dare un segnale a loro, inutile scrivere grazie ai nostri eroi o altre robe del genere, ecco, un ringraziamento che possiamo fare è quello di rispettare le regole. Ai nostri sanitari già basterebbe sapere che tutti portano la mascherina, che tutti abbiano, se sì, rispettino le regole. E io non aggiungo altro, anche perché poi la dottoressa Russo ha un bel po' di robe da dirvi. Se avete domande, dopo vi lascio con la dottoressa. Prego. Allora cominciamo da Cristina Muzzo, poi la collega Zambon, poi i Prigioni. Buongiorno. Buongiorno. Presidente, a livello nazionale si sta discutendo di possibile DAD, mini DAD al rientro delle vacanze. La Lega, suo partito, con il Movimento 5 Stelle è contrario. Lei cosa ne pensa? Se in Veneto si sta studiando un provvedimento ad hoc? Allora, io vi dico, il mio pensiero non è un fatto politico. Cioè, penso veramente che mandare in DAD i bimbi non vaccinati, in un regime nel quale regime vaccinale, piano vaccinale, non vi è l'obbligatorietà, sia discriminatorio, punto. Lo dico perché eviterei, guardate che l'emergenza c'è, la necessità di provvedere a fare qualcosa sulla scuola c'è, noi stiamo lavorando su questo, non possiamo anticipare, che non passi l'idea che la scuola è un percorso netto, perché sono 800.000 persone che si ritrovano in ambienti confinati, come vi dicevo l'altro giorno, che noi chiamiamo aule, sono delle aule, è inevitabile che se c'è, basta guardare l'incidenza sui bimbi in età scolastica, prendete le scuole primarie, passano i 1.000 di incidenza, vuol dire 1.000 casi su 100.000 a settimana, quindi vuol dire che se ce n'è uno su 100 ragazzi radunati, uno positivo c'è. Allora,
non possiamo fare i livelli della Gran Bretagna, che oggi ha parlato Johnson stamattina, penso, ho visto un'agenzia internazionale, dice noi faremo il tampone a rientro e poi ogni due tamponi a settimana. Ecco, vorrei ricordare che noi avremmo potuto fare come Johnson se, sto parlando del premier di Boris Johnson e quindi della Gran Bretagna, se avessimo portato avanti la strategia che avevamo noi veneti, che è quella del fai da te, per loro consegnano i tamponi. Ma siccome qua da noi ci sembrava che a toccare lo stecco del tampone ci volessero tre lauree, ecco, adesso avete visto che appena un po' si è parlato, grazie alle CDC, 20 mesi dopo che l'abbiamo detto noi, di pensare al fai da te, voi immagino abbiate avuto notizie che sono andati a ruba i fai da te, cioè non si trovavano più. Quindi fai da te è una buona soluzione. Dopodiché la perfezione non c'è in nessun test, però è una buona soluzione. Dall'altro lo considero discriminatorio e eviterei di creare anche questa discriminazione, che peraltro, guardate, se volessimo proprio analizzarla fino in fondo, spesso sono bimbi di genitori vaccinati. Quindi si rischierebbe anche di fare un mix di conflitti sociali che poi diventano trasversali, diciamo, in maniera anche atipica, se volete, no? Quindi io eviterei di aprire un altro fronte, ma comunque sulla scuola bisognerà intervenire. Non sto annunciando chiusure di scuole, perché ancora non stiamo parlando di questo. Stiamo lavorando, aspettiamo anche le risultanze di una proposta della dottoressa Russo, e dopo ne abbiamo discusso anche stamattina, e dopo le renderemo note e pubbliche. E se si dovesse rientrare, con che regole si rientrerà? Con la circolare del 14 dicembre o anche questa è in... Oggi c'è una circolare che è chiara, però noi dovrà non essere cambiata. Noi non escludiamo di fare delle proposte innovative. Grazie. Martina Zambon. Anzi, le faremo, non è che le escludiamo. Buongiorno, quindi non insisto su questo punto, volevo capire se la Regione aveva un margine di modifica autonoma, diciamo, rispetto a una... Ma noi abbiamo una fortuna, la dottoressa Russo, per la professionalità che lei ha riconosciuta a livello nazionale, è coordinatore del tavolo per le Regioni, per cui quello che si pensa qui in Veneto poi diventa elemento di lavorazione a livello nazionale. E sembra, cioè le scuole Sentinella nascono in Veneto, per capirci. Come molte altre attività sul fronte della prevenzione. Sul fronte della prevenzione, insomma, tutti ci riconoscono questa leadership. E quindi approfitto anche per ringraziare la dottoressa che oggi doveva essere in ferie, che l'ho richiamata, ma penso che i venti siano anche felici di vederla. Volevo chiedere poi altre due cose, posto prego. Che tutto il vademecum sulle quarantene se lo spiegate dopo. Le sì, la dottoressa farà chiarezza fino in fondo. Dunque, volevo chiedere due cose. Come stanno i reinfettati? Cioè che tipo di infezione presentano i guariti e poi reinfettati? Ma dalle notizie che abbiamo ancora non abbiamo, diciamo, dei report ufficiali, ma le notizie dei clinici che sono sostanzialmente reinfezioni paragonabili a delle infezioni. Nel senso che non è che il reinfettato, come si può dire, si ammala di meno o si ammala di più. Rientra nello spettro delle casistiche che ci quindi sono. Uno ammalato nella primissima fase. Diciamo che non è una patente averlo avuto il Covid e non aver più guai per poi, diciamo, mettiamolo così. Va bene. E poi ci segnalano, questo volevo chiederlo invece, sì, forse più alla dottoressa, c'è una sorta di vuoto normativo sui dodicenni, più di qualcuno ci chiede di chiedervi, chi ha già fatto la seconda dose fra i dodicenni, i tredicenni, non ha ancora accesso alla terza, ma sono già passati 4 mesi. Non l'hanno ancora previsto? Lo so che non è ancora prevista, restano così? Sì. E nel momento in cui ne passano altri 2 mesi arriva anche la scadenza del Green Pass per questi ragazzini? Dovranno decidere prima che scada, ma anche per chi ha fatto il booster, cioè dovranno decidere se si farà la quarta dose o cosa si fa. Israele, vi ricordo che ha iniziato la quarta dose, quindi noi abbiamo un Green Pass che scadrà adesso a 6 mesi, giusto? Dal primo di febbraio, e quindi chi ha terza dose, io ho fatto la terza dose a dicembre, è inevitabile che a giugno o ti dicono di fare la quarta o buttiamo via tutte le carte e finisce lì. Sempre con l'auspicio che ce lo dicano per tempo di dover fare eventualmente la quarta. Per noi.
Sì, sì, questo è vero. Vi ricordo che quando io facevo gli appelli a luglio-agosto di quest'anno sulla terza dose, non venivo ascoltato, minimamente neanche commentato da quelli che di solito si divertono a commentare ogni roba che dico. Adesso inizieremo a dire: se c'è da fare una quarta dose, ditecelo per tempo, che almeno ci programmiamo. Grazie. Prego. Tocca alla collega Prigioni. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Presidente, vorrei tornare sull'attacco hacker dell'USSA Euganea. Il Mattino oggi dice che c'è la richiesta di un riscatto e che ad agire sarebbe stata il gruppo dei cybercriminali di Lockbit 2.0. Che cosa ci può dire? Non so niente. Noi riscatti non ne paghiamo. Che scadderebbe il 15 gennaio. Vabbè, cosa succede? Che pubblicano tutti i dati che hanno hackerato. Almeno così leggo nel Mattino. Vabbè. E li pagano per pubblicare i dati? Non so, io ho letto il Mattino. No, dico, li pagano per pubblicare i dati. Se non prendono riscatto, li pagano per pubblicare i dati. È una ritorsione. Noi i riscatti non ne paghiamo. Grazie. Prego. Anche perché non possiamo pagarmelo, oltretutto. Ci sono altri colleghi che intendono intervenire. Alda Vanzan. Presidente, mi scusi, torno sulle scuole, perché come in redazione continuiamo a ricevere abbastanza richieste di chiarimenti, ma anche lamentele. Ci sono genitori che dicono: ma se i nostri figli, che sono alle superiori, quindi stiamo parlando di ragazzi non maggiorenni ma quasi, insomma, si sono vaccinati e li lasciamo tutti a casa in DAD, non c'è il rischio che passi il messaggio che alla fine chi non si è vaccinato viene trattato alla pari di quelli che invece hanno fatto, come diceva lei in passato, un sacrificio per tutti? Ma infatti noi porteremo avanti una proposta che va in questo senso sulla scuola, però non possiamo anticiparla oggi, nel senso che di modifica di regole, la proposta di modifica di regole rispetto alle quarantene, alla durata delle quarantene e di chi dovrà far quarantena rispetto alla situazione vaccinale. Per la presenza a scuola? Sì, anche per la presenza a scuola. Cioè, ma non discriminando il vaccinato o non vaccinato, c'è comunque un tema, cioè, dove diciamo che soprattutto nelle superiori abbiamo una percentuale di vaccinazione molto alte, per cui riusciamo a gestire meglio la presenza dei ragazzi a scuola, in quel senso. Non è chiarissimo, ce lo spiegherà. Stiamo andando tipo il gioco con l'oca. No, mi rendo conto. No, è che manca pochissimo, cioè voglio dire, sì, lunedì prossimo i ragazzi torneranno. Eh sì, ma il problema è che la dottoressa ne deve parlare anche con i colleghi a livello nazionale. Sarà comunque una decisione che prenderà il Veneto in autonomia oppure si adeguerà, sarà una decisione nazionale? È sempre del tavolo nazionale. Quindi sarà una disposizione uguale per tutto il paese. E ci saranno, da quello che ci sta dicendo, delle modifiche. Ok. Che però non prenderanno, cioè io vaccinato, se dovrò stare a casa, starò a casa come i non vaccinati. Però con delle modalità light. Okay. Devi scusarmi, ma non. Per fatto di correttezza. Il tavolo nazionale, immagino che ci siano delle notizie, presumibilmente metà settimana, in modo che le famiglie si possano organizzare. Sì, sì, guarda, dottoressa, la segue lei in prima persona. Altro ragazzi? Bene, allora passo la parola alla dottoressa, noi ci vediamo anche domani a Palazzo Balbi e ne approfitto per augurare buon anno a tutti. Siamo solo al 3 oggi, no? Ci siamo già mangiati tre giorni dell'anno. E grazie ancora sempre per la presenza, grazie veramente. Mi scuso con coloro che sono a casa per l'audio, ma vedremo di migliorare anche su questo fronte. Prego, dottoressa. Grazie, buongiorno. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza sul discorso del decreto legge e della circolare attuativa che poi è stata emanata dal Ministero, è arrivata praticamente il 31 e quindi abbiamo insomma dato alle aziende tutte le indicazioni per cercare di recuperare sulle persone che sono poste principalmente in quarantena. Allora, la circolare ministeriale che segue al decreto risponde all'obiettivo del fatto che è cambiato lo scenario.
abbiamo visto che abbiamo tantissimi casi positivi in tutte le regioni, è molto difficile seguire il tracciamento di tutti i casi e soprattutto di tutti i contatti, ed è molto difficile non tener conto del fatto che non è solo cambiato lo scenario dal punto di vista dei nuovi casi, è cambiato lo scenario perché ci sono moltissime persone che sono vaccinate, quindi la maggior parte della popolazione è vaccinata anche con terza dose, quindi con dose booster. Qui di questo bisogna tener conto nelle misure che vengono intraprese. Sin dall'inizio voi avete seguito insieme a noi il percorso di adeguamento delle misure in rapporto allo scenario, quindi adesso siamo in questa fase per cui vengono adottate delle misure che sono diverse. Se lo scenario cambierà ancora, cambieranno anche le misure. Allora, abbiamo detto che adesso abbiamo tra l'altro una nuova variante, quindi un virus che si presenta con una nuova veste, con un nuovo comportamento, quindi bisogna tener conto anche di questo. Elevata contagiosità, ma contagiosità che si dovrebbe insomma risolvere nell'arco di 5 giorni. Quindi questo concetto dei 5 giorni viene ripreso in alcuni punti del provvedimento che cambia la situazione. Allora, per quanto riguarda intanto il soggetto positivo, cioè il soggetto che è un caso, sapete che viene posto in isolamento. Al momento, se il caso, quindi il soggetto che è stato vaccinato anche con la dose booster, si positivizza, se negli ultimi 3 giorni del suo percorso di isolamento risulta asintomatico, può terminare l'isolamento al 7° giorno, quindi si riduce la durata dell'isolamento che finora era 10 giorni per tutti. In questo caso differenzia: se io ho fatto la terza dose, quindi ho fatto la dose booster da meno di 120 giorni, ciò significa che ho un'alta copertura immunitaria, per cui se sono asintomatico da 3 giorni, al 7° giorno posso chiudere l'isolamento e avere certificato di guarigione, quindi una durata inferiore. Per quanto riguarda i contatti del caso, dipende anche lì dalla sua situazione vaccinale. Quindi se il soggetto non è vaccinato o perlomeno ha fatto una prima dose magari da meno di 14 giorni, quindi non è ancora protetto, rimane la quarantena dei 10 giorni. Alla fine della quarantena fa un test che può essere un antigenico oppure un molecolare. Se questo test è negativo, la persona esce dalla quarantena. Poi abbiamo invece la persona che ha fatto 2 dosi, quindi ha fatto il ciclo primario da più di 120 giorni. In quel caso, se è un contatto, rimane praticamente in quarantena però per 5 giorni. Alla fine del 5° giorno fa il test e esce dalla quarantena. Invece il soggetto che si trova nelle condizioni migliori da un punto di vista, diciamo, della sua protezione, perché ha fatto la dose booster oppure è guarito da meno di 120 giorni, quindi è un guarito che comunque ha sviluppato una protezione immunitaria recente, diciamo, non è soggetto a quarantena. Quindi questa persona va in autosorveglianza, cioè gli viene raccomandato, non c'è un provvedimento che dice tu sei in autosorveglianza. Va in autosorveglianza, ha l'obbligo di mantenere la mascherina FFP2 per tutti gli ambienti che frequenta, quindi non soltanto per il lavoro, ma per semplificare anche se va a negozio. Quindi in tutti i suoi spostamenti mantiene un livello di protezione, diciamo, di igiene respiratoria più elevato. È un soggetto che deve stare particolarmente attento a quelli che sono i propri sintomi, quindi qualsiasi cosa non va sottovalutata, neppure il bruciore alla gola. Perché nel momento in cui si dovesse, nell'arco di questi 10 giorni, ma soprattutto nei primi 5 per i motivi che abbiamo detto, avere la percezione di una sintomatologia che può fargli venire il sospetto, deve subito avvertire il medico e andare a fare un tampone perché potrebbe essere positivo. È chiaro che se diventa positivo torniamo
quello che abbiamo detto all'inizio diventa un caso, quindi va in isolamento e tutte le cose che abbiamo detto. Ecco, quindi queste sono le indicazioni. Questo che cosa ci comporta? Ci comporta un passaggio molto importante, che è il riconoscimento della protezione immunitaria fornita dal vaccino, che non è un premio, e naturalmente il fatto che la persona è più protetta e quindi è un rischio, corre un rischio inferiore, e questo è riconosciuto dalle evidenze scientifiche. Pertanto le misure vengono di conseguenza. Per quanto riguarda i contatti a basso rischio, voi sapete che quando abbiamo avuto le nuove varianti nel passato, avevamo la variante Delta all'inizio, poi abbiamo avuto la variante Beta, avevamo avuto delle misure che consideravano anche i contatti a basso rischio, vi ricordate? Facevamo l'indagine epidemiologica molto ampia per considerare anche i contatti a basso rischio. In questo caso i contatti a basso rischio, una volta se venissero individuati o segnalati, fanno l'autosorveglianza e sorveglianza passiva, non hanno praticamente nessuna restrizione. Ecco, queste sono le cose. Per quanto riguarda, c'è un altro elemento, gli operatori sanitari. Questi gli operatori sanitari naturalmente seguono quello che è previsto anche dai primi DPCM, quindi se si contagiano nell'ambiente di lavoro fanno i tamponi a seconda del tipo di contatto che hanno avuto, e questa è una cosa. Viene introdotta invece una nuova specifica che riguarda l'operatore sanitario che si contagia a seguito di esposizione in ambito comunitario, cioè io che sono un operatore sono contatto del fatto che mio figlio è positivo, oppure la persona insomma fuori dall'ambiente lavorativo. In questo caso può tornare al lavoro, ma nei primi 5 giorni deve fare un tampone al giorno. In queste condizioni può avere, diciamo, quella sorveglianza, in questo caso con tampone, dei primi 5 giorni, che consente insomma di mantenere un margine di sicurezza per lui stesso e anche per l'ambiente lavorativo che frequenta. Queste sono le cose che sono state introdotte nella circolare e che modificano quella che è la quarantena in rapporto allo stato vaccinale, modificano l'isolamento in rapporto allo stato vaccinale e consentono all'operatore sanitario di rientrare più rapidamente, diciamo, nell'ambito della propria attività lavorativa. L'altra cosa che noi stiamo seguendo, oltre naturalmente al monitoraggio insomma di tutti i positivi, negativi eccetera, è la ricerca del virus nell'ambito delle acque reflue. Questo è un percorso iniziato da diversi mesi, da prima in maniera sperimentale, è stato iniziato da poche regioni ed era un progetto portato avanti, diciamo, in maniera, come si può dire, sperimentale appunto da alcune regioni. Dopodiché, a seguito di una direttiva europea che praticamente ha dato l'indicazione a tutti i paesi di monitorare la presenza del virus nelle acque reflue, è stato insomma come si può dire regolamentato. Infatti abbiamo anche un provvedimento che mette a sistema. Cosa vuol dire? Vuol dire che insieme alla Direzione Ambiente, insieme all'ARPAV e insieme ai gestori sono state mappate i depuratori del Veneto, sono stati presi a riferimento i depuratori presenti nelle province più grosse, dove confluiscono praticamente tutte le acque reflue, quindi Verona, Padova, Vicenza, Treviso e Venezia, e tutti questi depuratori, e ogni settimana vengono prelevati dei campioni da questi depuratori e viene ricercato il virus. Negli ultimi mesi, praticamente, oltre alla individuazione Covid presente o meno, si è passati anche al sequenziamento del tipo di virus che si riscontra. Questo perché? Perché la presenza delle varianti ci dà proprio, l'individuazione delle varianti nelle acque reflue ci dà idea di come progressivamente si diffonda nella popolazione, ossia diffusa nella popolazione, questo tipo di variante. Nell'ultima, che è praticamente l'ultima mail proprio di questa mattina, sono stati messi a confronto a livello delle 15 regioni che partecipano a questo tipo di sorveglianza i campioni di 3 settimane, quelle che va dal 5 all'11 dicembre,
quella che va dal 12 al 18 e quella che va dal 19 al 25. Era arrivata appunto una raccomandazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, che coordina insieme al Ministero questa sorveglianza, dicendo cerchiamo di sequenziare nel momento in cui troviamo il virus per capire se si tratta di una variante Delta o di una variante Omicron. Quindi fra tutte le regioni nella settimana del 5 e dell'11 dicembre siamo state l'unica regione che ha già presentato la presenza, che ha già sequenziato la presenza dell'Omicron, e vediamo che nelle tre settimane praticamente c'è un andamento crescente fino appunto all'ultima, quella che arriva il 25 dicembre, che rappresenta quasi l'80% dei campioni che sono stati sequenziati. Quindi questo sta praticamente è una fotografia di quella che è la progressione della diffusione di questa variante. Voi sapete che anche diciamo a livello europeo l'ICDC aveva detto per tutta l'Europa al massimo nell'arco del mese di gennaio e primi di febbraio praticamente tutti i paesi la Omicron avrà rimpiazzato la Delta, e quindi questa è appunto indicativa di questo tipo di progressione della circolazione che riscontriamo praticamente nel, cioè insomma anche nella nostra regione. Quindi abbiamo sia le survey che vengono fatte sui tamponi somministrati alle persone, sia questa survey che praticamente prende i campioni che vengono fatti nelle acque reflue e cerca la variante. Quindi questo insomma è importante, proprio è un altro elemento, un altro strumento, un altro tipo di sorveglianza che ci dà idea di quello che circola e anche di conseguenza insomma di quello che può essere la diffusione poi nella popolazione. Ecco, questi sono gli elementi. Domande per la dottoressa Russo. Alda Vanzan. Dottoressa, buongiorno. Restando buongiorno. A questa ricerca, anche le altre regioni hanno trovato la Omicron? Sì. Noi siamo il Veneto l'ha trovata per prima, già la prima settimana. Sì, sì. Le altre regioni non erano ancora, nella settimana dal 5-11 eravamo gli unici dove era stata riscontrata. Nella settimana del 12-18 c'erano anche altre regioni, adesso praticamente in tutte le regioni, in tutte le 15 regioni. Sì, su questo, siccome c'è una delibera che è stata approvata la settimana scorsa, quindi una delibera molto, molto fresca che spiega molto bene, oggi pomeriggio vi facciamo un comunicato con i contenuti della delibera, vi diamo anche il report a quello che spiegava adesso la dottoressa Russo, quindi ve lo inviamo oggi pomeriggio. E invece, tornando alla comunicazione che ci ha fatto prima, quando lei parla, dottoressa, della nuova circolare ministeriale che avete diffuso alle USS, dell'isolamento è per i positivi e della quarantena per i contatti, quelli che fanno la quarantena e poi devono fare il tampone possono andare in farmacia oppure devono chiamare per forse cose il medico di base? Allora, sulle farmacie noi, non mi ricordo se l'avevamo detto anche qua, forse l'aveva detto anche l'assessore, avevamo richiesto formalmente al Ministero e all'Istituto di rivedere l'accordo per poter includere anche le farmacie e nelle strutture che potevano fare il tampone ai contatti. E infatti, allora adesso... noi abbiamo fatto un incontro col Ministro Speranza, Commissione Salute, il 31 mattina, no? A domanda specifica fatta al Ministro Speranza sul discorso delle farmacie, perché si è parlato anche di scuola e quindi della riapertura delle scuole, dei protocolli delle scuole, insomma di tutte le cose che poi avete letto sui giornali, allora abbiamo chiesto specificatamente per quanto riguarda le farmacie. Il Ministro Speranza ha detto che hanno autorizzato le farmacie a fare i tamponi anche ai contatti, che prima non potevano, voi sapete, quindi c'era quell'inghippo. Però non è ancora arrivata, diciamo, la circolare, quindi siamo in attesa che arrivi la circolare. Il Ministro Speranza l'ha già data per fatta questa cosa, ma siamo in attesa che arrivi la circolare per poi concordare con le farmacie le modalità, perché chiaramente questi sono tamponi che sono quelli di fine quarantena, dei contatti, eccetera, però aspettiamo la circolare, i contenuti della circolare. Però il Ministro Speranza ha detto che ha già accolto questa osservazione. Bene, mentre invece gli isolati, cioè quelli che diventano positivi, comunque dovranno continuare ad andare dal medico di base per fare l'ultimo tampone? Il tampone di fine isolamento può essere fatto, perché è un tampone di guarigione, con i tamponi che sono di seconda generazione, di terza generazione o comunque di ultima generazione o molecolare. Siccome la farmacia fa quelli di prima generazione, non può fare il certificato di guarigione allo stato attuale. Ha chiesto di intervenire Moscati.
Sì, dottoressa, buongiorno. E io chiedevo questo, questo grande aumento di Omicron in percentuale abbiamo visto nelle acque reflue addirittura dell'80%, e questa minor sintomatologia, la minor sintomatologia è dovuta alle vaccinazioni oppure al virus? Cioè, come mai, nonostante siamo arrivati all'80% di Omicron, abbiamo ancora un aumento delle terapie intensive? Cioè, dovrebbe essere anche questa a calare se la sintomatologia non dipende dal vaccino. È una domanda che si fanno tutti un po'. Grazie. Sì, grazie. Allora, cerco di spiegare con quello che al momento, insomma, sono gli elementi di cui disponiamo, chiaramente, quindi non ci sono delle risposte in senso assoluto. Allora, intanto abbiamo, come ha detto prima il Presidente, come abbiamo ripetuto in continuazione, la maggior parte delle persone che hanno una sintomatologia grave a seguito di contatto con il virus sono le persone non vaccinate. Su questo non c'è dubbio. Questo perché? Perché è chiaro che il virus che entra nell'organismo di un soggetto che ha sviluppato una protezione immunitaria ha un certo tipo di comportamento. Se trova un soggetto completamente suscettibile ha un altro tipo di evoluzione. Questo riguarda tutte le malattie in generale, quindi tutte le infezioni, tutte le malattie infettive. In particolar modo riguarda questo tipo di virus che sappiamo essere molto aggressivo. Poi abbiamo anche il fatto che la Omicron, quindi la circolazione di questa variante, determina un'azione che è rivolta anche alla persona con cui viene a contatto nei confronti della protezione della persona stessa, quindi riduce gli anticorpi neutralizzanti che la persona ha sviluppato o a seguito del fatto che era venuto nel passato in contatto con il virus o al fatto che si è vaccinata. Quindi gli anticorpi neutralizzanti che io ho sviluppato dopo aver fatto la seconda dose, se vengo a contatto con la Omicron, questo tipo di contatto mi determina un abbassamento delle mie difese immunitarie. Cosa vuol dire? Vuol dire che ritorno in un certo senso più suscettibile rispetto a com'ero. Proprio per questo è necessario fare la dose booster, perché la dose booster determina un rapidissimo aumento e quindi riporta quella che è la protezione dell'individuo a livelli pre-incontro con l'Omicron, diciamo, no? Quindi non solo il tempo che determina la riduzione, ma anche questo incontro con questa variante praticamente abbassa le difese, per cui le persone che fanno il booster sono più protette nei confronti di questa variante. Poi, oltre ai soggetti non vaccinati, si ammalano e vanno a finire in terapia intensiva, quindi hanno un decorso più grave, anche quelle persone che hanno normalmente, anche questo succede in tutte le malattie, o una scarsa risposta al vaccino e quindi non sono, diciamo, il proprio organismo non è in grado di sviluppare un'immunità che è abbastanza forte per contrastare il virus, oppure hanno anche l'associazione purtroppo di altre patologie. Però i dati che vediamo, insomma, ci confortano, perché avete visto i tassi, avete visto che le infezioni, per fortuna ad oggi, ripeto, per le fasce più protette, che sono quelli dei più anziani che abbiamo vaccinato per primo con tutte le dosi, compresa la terza dose, sono al momento quelle che stanno resistendo di più. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il vaccino veramente funziona. La Omicron, da un punto di vista, l'ha spiegato qualche giorno fa anche il collega dell'IZS, anche la dottoressa Ricci, avete visto, ha una conformazione diversa rispetto a quella che aveva all'inizio e sembra, da quello che sono le evidenze, che abbia una contagiosità più elevata ma anche probabilmente una gravità inferiore. Però prima di poter, insomma, fare, come consolidare questo tipo di informazione, dobbiamo aspettare un attimo e vedere l'evoluzione che attualmente praticamente stiamo vedendo, ma si deve consolidare. Martina Zambon. Dottoressa, solo una specifica. Abbiamo capito bene il tema delle nuove quarantene, però un caso tipico è il bambino, magari d'età primaria, ci segnalano in tanti questa situazione, il genitore magari già con la terza dose, che quindi potrebbe andare a lavorare con l'FFP2. La raccomandazione in questo caso, se è possibile fare smart working, è comunque di ridurre gli spostamenti in generale, lavoro o non lavoro, dal suo punto di vista, oppure no?
per le persone che vengono a contatto, certamente sì. Super vaccinati, ma certo, con i bimbi positivi, da, come buon senso. Certo, oggi, certamente sì, perché il soggetto che è in diciamo in autosorveglianza è una persona che deve essere particolarmente responsabile, l'abbiamo detto. Allora è obbligatoria l'FFP2. È importante che faccia, insomma, un'attenta valutazione di quella che è la propria sintomatologia, e io dico che è una persona che deve fare attenzione anche a non, insomma, fare quelle cose che potrebbe anche evitare, quindi il più possibile, insomma, svolgere le proprie attività che sono essenziali, ecco. Però diciamo che dopo 5 giorni senza sintomi, certo, può ritenersi in salvo. Sì, diciamo un po', insomma, fuori pericolo tra virgolette per sviluppare una sintomatologia, ma non ne siamo sicuri perché non circola solo l'Omicron, circola anche la Delta, che come sappiamo ha un altro decorso e una lunghezza di incubazione superiore alla Omicron, quindi le difese non si abbandonano mai, se no torniamo indietro piuttosto che andare avanti. Ecco, questo è il monito che noi vogliamo dare. Grazie. Alda Vanzan. Tornando a quello che aveva detto prima il presidente Zaia, dottoressa, cioè analizzando i dati, il presidente aveva detto per altre 2 settimane dovremmo stare in giallo, quindi la deadline che inizialmente era stata fissata al 10 gennaio adesso sarebbe dal 17? Sì, è così. Allora, diciamo che questi modelli provvisionali si basano sui dati che abbiamo giorno per giorno. Sulla base dei dati di cui disponiamo ad oggi, questo è il modello previsionale, tra l'altro a breve scadenza possiamo farlo, quindi vediamo man mano la velocità con cui aumentano sia i ricoveri in area critica che in area non critica e facciamo delle previsioni. È chiaro che se dovesse invece esserci un aumento o speriamo un rapido decremento, chiaramente le previsioni cambiano, quindi attenzione nel monitoraggio anche giorno per giorno, però al momento questo è quello che ci dicono i nostri modelli previsionali. Quindi, anche perché certo, e quindi al momento rimaniamo in giallo per quanto riguarda le prossime settimane, anche perché cioè, avete visto i dati che ha dato il Presidente, cioè noi comunque ci mancano 11 punti per arrivare al 30%, che è uno dei parametri che anche l'ultima volta nel passaggio da bianco a giallo è l'ultimo parametro che è scattato, e quindi insomma mancano un bel po' di punti, fortunatamente due principalmente. Cioè terapie intensive e area non critica. L'incidenza chiaramente è un po' passata in secondo piano. I due criteri principali sono le ospedalizzazioni. Cristina Giacomuzzo. Sì, una precisazione, ma allora si resta gialli per le prossime 2 settimane, ma avete previsioni di picco che erano decisamente spostate intorno alla metà di gennaio? Si va oltre? Non lo sappiamo, il picco non sappiamo quando sta. Allora, diciamo che al momento l'incidenza, come diceva l'assessore, ma da quest'estate, perché avete visto che è cominciata quest'estate l'aumento dell'incidenza, insomma, con una bassa invece gravità e quindi su stress sul sistema sanitario. L'incidenza non sappiamo se continuerà a crescere perché abbiamo un Omicron molto contagiosa, abbiamo detto, e quindi è probabile che i positivi possano aumentare, ma questo speriamo non corrisponda all'aumento dello stress sui sistemi sanitari. Quindi non possiamo al momento individuare un picco. Martina Zambon. Rispetto a questo, assessore, volevo chiederle a che punto siamo con la contrazione delle prestazioni sanitarie, visto che si lega naturalmente all'ospedalizzazione per Covid. Ma è in vigore, voi sapete, la circolare che è stata firmata dal dottor Flor ormai penso un mese fa, forse 20-25 giorni fa, che chiaramente riduceva tutte le prestazioni specialistiche non urgenti e emergenti, quindi quelle a 30 e a 60 giorni per capirci, e anche tutte le attività operatorie di elezione che richiedono terapia intensiva. Questo, e lo ripetiamo, perché comunque oggi con centri vaccinali, con la capacità, ma la volontà nostra di arrivare ai 60.000 vaccini giorno, come diceva il Presidente, perché ricordiamoci che adesso scatterà dal 10 di gennaio scattano i 4 mesi per la dose booster, dal 1 febbraio scattano i 6 mesi per il discorso legato al Green Pass,
e da quello che sentiamo probabilmente scattano altre misure rispetto appunto al famoso Green Pass rafforzato. Quindi noi prevediamo che ci sarà una corsa ancora di più accelerata alle dosi booster e alla vaccinazione, quindi necessità di potenziare sempre di più quella capacità, i centri tampone più i soggetti che abbiamo in ospedale. Voi sapete che insomma che il problema del personale è un problema reale, contingente, quindi per forza di cose alcune attività devono essere in questo momento contratte, ridotte. E prevede un'ulteriore stretta proprio alla luce di questa corsa? Oggi non prevediamo ulteriori riduzioni. Già queste riduzioni però vuol dire che gravano molto sul sistema, perché vuol dire comunque accumulare prestazioni, ritardare in interventi e chiaramente in questioni che sono programmate. Ricordiamoci che le emergenze e urgenze vengono sempre garantite, tutta la parte oncologica viene sempre garantita e anche altre emergenze di qualsiasi natura vengono garantite. Poi c'è qualche azienda che riesce anche a fare qualcosina in più, però il problema è legato principalmente al personale. Se non ci sono altre domande o altri interventi da parte dell'assessore dottoressa Russo, ringraziamo tutti per la presenza e appuntamento a domani a Palazzo Balbi, come ha detto il Presidente. Grazie. Grazie. Ecco qua la conferenza stampa odierna del governatore Zaia con l'assessore Lanzarina e la dottoressa Francesca Russo è terminata, diversi gli spunti anche operativi, avete sentito la Russo che ha in qualche modo sintetizzato le nuove regole sulle quarantene, ma appunto questa sera sintetizzeremo al meglio anche queste novità. Io intanto saluto e ringrazio i miei ospiti, vedo collegato Yuri, imprenditore, lo conoscete tutti, della palestra Dorian Gray, perché anche il mondo del fitness cambierà di nuovo regole. Non so se è collegato, saluto Jonathan Montanariello del Partito Democratico, consigliere regionale, non c'è ancora ma ripristiniamo il collegamento. Raffaele Freda, che è capogruppo di minoranza impegno comune a Preganziol e rappresentante di Fratelli d'Italia. Buongiorno, bentrovati su Antenna 3. Con voi ripercorreremo un po' i temi caldi di questo inizio 2022, ma prima abbiamo qualche istante di pubblicità e prima ancora il meteo. A fra pochissimo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. L'alta pressione ancora dominante tenderà ad attenuarsi gradualmente. Lunedì 3 gennaio ancora tempo stabile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto cielo più nuvoloso e coperto con nubi basse e nebbie che spesso saranno anche fitte e saranno anche piuttosto persistenti in giornata, anche se non si escludono delle schiarite più probabili tuttavia sui rilievi. Temperature invariate, minime comprese tra lo 0 e i 4 gradi, massime comprese invece tra i 5 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui nuvolosità diffusa un po' su tutte le province della nostra regione. Il sole sarà latitante in questo inizio di settimana. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime sui 7-9 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove invece sarà più soleggiato, solo con qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 12 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ma...
Di nuovo in diretta in questo primo lunedì del 2022, tanti anche oggi i temi e si riparte all'insegna del Covid anche in questo nuovo anno. Avete sentito le ultime da parte della Regione del Veneto. Il tema principale è quello legato al mondo della scuola, al rientro degli studenti dal 10 di gennaio. Questa mattina per esempio è arrivata la proposta del governatore della Campania De Luca di posticipare questo rientro di almeno 20-30 giorni, ma non tutti i governatori sono allineati. Invero i governatori non sono allineati neanche sull'ipotesi che giovedì scorso era stata presentata al governo, quella della DAD, ovvero della didattica a distanza per gli studenti non vaccinati nel caso di due positività in classe. Una proposta che era stata formalizzata dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Fedriga, ma che di fatto è stata sconfessata nel corso di questa conferenza stampa da parte dello stesso Zaia, che ha parlato di una misura potenzialmente discriminatoria, quindi un discrimine che si va a inserire fra studenti che frequentano una stessa classe. Quindi staremo a vedere, anche perché la Regione ha annunciato un provvedimento che sarà reso noto nei prossimi giorni in questa materia. Saluto e ringrazio di nuovo i miei ospiti. Freda qui in studio, avete già visto Yuri della palestra Dorian Gray, che conosciamo bene tutti, e c'è Jonathan Montanariello, consigliere regionale del Partito Democratico. Buongiorno Montanariello, buon anno. Comincio da lei e comincio con il chiederle di questa DAD, di questa scuola. Che cosa si augura lei, anche in qualità di esponente del Partito Democratico, per l'avvio dell'anno scolastico, per il rientro dalle feste? Ma buongiorno a te Cristian, buongiorno a tutti e buon inizio 2022. Ma sostanzialmente quello che ci auspichiamo è che, insomma, è un po', possiamo metterlo come i sogni del 2022, che si chiuda definitivamente con questa maledetta pandemia. Però dovendo fare i conti con la realtà, è chiaro che amministrando bisogna prendere delle decisioni che a volte più, a volte meno, sono condivise. Allora, tu sai la mia posizione sui vaccini qual è? Io sono per una linea che dia il vaccino obbligatorio, sono per sopprimere quelle sorte di barbarie che si celano dietro le manifestazioni, dove in migliaia, abbracciati tra loro, inconsci della gente che muore, urlano e cantano all'inno che si piegano ma non si spezzano perché sono i duri e puri. Io sarei per non ospitare più neanche in televisione, non dare più neanche spazio a questi cialtroni del web che ogni tanto con i dati di Facebook si mettono a contestare i virologi. Quindi la mia posizione sui vaccini credo sia ben netta. Io, insomma, avevo lanciato l'idea della manifestazione dei vaccinati per vedere se fa più rumore un piccolo gruppello di non vaccinati e non un'intera società che nell'interesse della collettività sceglie, non tutti a cuor leggero, perché bisogna dirlo, non è che tutti si vaccinano a cuor leggero, le preoccupazioni le hanno tutti, però ti fidi della scienza e vai avanti. Su quella dei ragazzi è un po' più complicata però, perché mentre una persona che è maggiorenne è giusto che decida del proprio destino e che si faccia anche carico di scegliere con delle decisioni che in qualche modo gli permettono di essere dopo uomo all'interno della polis, della società, e saper relazionarsi con gli altri, quando si parla di ragazzi giovani è diverso, cioè parliamo di persone che non hanno neanche la maggiore età per poter prendere delle decisioni, per quanto è giusto che la famiglia le prenda. E quindi andare a fare un provvedimento dove restano a casa, come quello che vuole fare Friuli, mi dispiace dirlo, non lo dico spesso, ma sono d'accordo con il presidente Zaia, è sicuramente un provvedimento un po' discriminatorio. Ve lo dico io che la mia posizione sui vaccini è quella di avere una legge che è l'obbligo vaccinale, però parliamo di ragazzi, parliamo di scuola,
parliamo di una serie di temi sensibili che si intrecciano in un modo delicato, cioè non può stare a casa un ragazzo perché magari il genitore non se la sente di assumersi alcuni tipi di responsabilità. È una cosa troppo delicata, io credo che il presidente Zaia abbia ragione. E invece la proposta del collega del governatore della Campania De Luca, quella di rinviare di 20-30 giorni il rientro in classe? Ma se la indovina, perché tra 20-30 giorni avremo una situazione pandemica diversa, è bravo. Se non la indovina sarà accusato di aver fatto perdere 20-30 giorni. Non è facile scegliere, è anche vero che stiamo vedendo i dati dopo le feste di Natale, di Capodanno, che i dati ci dicono che ha influito quello stare insieme, stanno crescendo i contagi. Però anche lì io credo che far perdere i nostri ragazzi altri 30 giorni. Guardate, ve lo dico da padre, tenere un ragazzo a casa non è solo il fatto che non va a scuola, è l'interruzione di tutte quelle attività che gli permettono di socializzare, di stare insieme, di stare... Voi pensate a tutti quei bambini che vanno dal logopedista, che bloccano le loro attività, che bloccano i loro percorsi, dove spesso anche... servono a colmare dei gap che ci sono anche all'interno di alcuni adolescenti, quindi è una cosa troppo articolata. I bambini sono una cosa talmente delicata che non possiamo... Quindi l'argomento, diciamo così, non va risolto con una semplice proposta di DAD per i non vaccinati, quindi... Montanariello. No, se fai la DAD la fai per tutti, non ti metti a discriminare i ragazzini, cioè vai te a dire a un 14enne perché lui va in classe e l'altro no. Noi grandi possiamo dire che uno è un cretino che ha preso un'altra scelta, ma un 14enne deve andare bene che non lo bullizzano se tutto va come deve andare. Pensa se creiamo noi discriminazioni all'interno degli adolescenti, ma che esempio diamo? Certo. Freda. Allora, intanto buongiorno e buon anno a tutti. Con riferimento alla didattica a distanza, secondo me non dobbiamo concentrarci particolarmente sulla questione Sivax, Novax, ma dobbiamo tenere in considerazione quella che è la cosa più importante, cioè in che modo si dà l'istruzione e l'educazione ai nostri ragazzi. E in linea di massima io penso che l'istruzione debba avvenire in un contesto nel quale non vi sono distinzioni. E per questo motivo, se vi è la possibilità che la didattica venga fatta in classe, tutti i ragazzi devono stare in classe, altrimenti piuttosto bisognerebbe essere bravi ad accelerare i procedimenti per fare la DAD per tutti, anche quando vi sia un solo caso di positivo, quindi parte il discorso della quarantena o ci siano dei non vaccinati. Cioè dal mio punto di vista la discriminazione non nasce tanto sul presupposto del vaccino quanto proprio sulla possibilità di fruire dell'istruzione. Non dobbiamo mai dimenticare che la pandemia, per quanto ci coinvolga, è comunque una situazione contingente che non ci deve costringere a piegare dei valori più importanti, e quello dell'istruzione uguale per tutti è un valore fondamentale. Diciamo che poco prima di collegarci con Marghera avevamo un insegnante in studio e anche lui in qualche modo ha bocciato questa proposta, che comunque, va detto, era stata formalizzata giovedì scorso sul tavolo del confronto fra regioni e governo. Quindi a questo punto c'è da chiedersi anche che tipo di coordinamento ci sia all'interno delle regioni, Freda, perché comunque è una presa di posizione del governatore del Friuli Federica. Io penso, poi non posso saperlo con precisione perché non sono friulano e non so di quali dati disponga Federica, però io credo che in Friuli la situazione sia un po' più esasperata rispetto ad altre regioni. E quindi, avendo magari anche un numero più alto di non vaccinati, il governatore cerchi di trovare delle soluzioni affinché non vi siano continui casi di quarantene all'interno degli istituti scolastici. Quindi diciamo è una soluzione più ritagliata sul Friuli che sì, magari penso sulla sia... realtà di altre regioni italiane. E lei invece, Montanariello, come se lo spiega? Perché forse c'è un po' di mancato coordinamento fra le regioni. O forse c'è qualche attrito all'interno della Lega?
Ma guardi, io non la metterei, cioè, sicuramente gli attriti all'interno della Lega sono tantissimi, ma no, non serve la pandemia per manifestarli. Io credo semplicemente su questo, guardi, sa che io non evito mai la polemica, però quando si parla di temi così importanti cerco sempre di essere lucido e sobrio. Io credo che ogni presidente di regione stia all'interno di quella che è la sua ottica, all'interno di quello che è anche il suo potenziale di sistema sanitario da schierare in difesa dei cittadini, ragionando nel migliore dei modi secondo la sua idea. Non tutti hanno la stessa idea, questo va riconosciuto, però io non credo che ci sia una competizione o una bassezza politica dove uno fa il contrario per fare il dispetto all'altro. Ogni amministratore, che sia di destra o sinistra, do per scontato che abbia a cuore che il suo territorio vada meglio e migliori. Credo che ci sia una semplice diversità di vedute e di idee, ecco. Assolutamente. Ognuno forte magari delle esperienze precedenti che gli sono andate più o meno bene, prospetta le strategie future. Cioè, poi, tra non vorrei neanche pensarlo che ci sia un dispetto l'uno con l'altro. Ecco. Collegato a questo tema, Montanariello, c'è poi quello dell'obbligo dal 10 di gennaio del Super Green Pass anche per salire sui mezzi di trasporto pubblico locale, che è appunto un settore che lei per varie ragioni monitora particolarmente. Questo è un settore strettamente connesso a quello della scuola, perché poi il ragazzino che non ha il Super Green Pass comunque deve andare a scuola. È un problema che si era posto anche per l'obbligo to cure di Green Pass, ma qui si pone un ulteriore tassello, un'ulteriore criticità, o sbaglio? Ma diciamo che i mezzi pubblici è dato assodato che sono tra i principali vettori di contagio, e non solo del ragazzino che va a scuola, ma anche di chi li prende per andare in fabbrica piuttosto che andare a lavorare all'interno del carcere o altre realtà potenzialmente a rischio. Credo che sia giusto prevedere che ci sia il Super Green Pass, perché se lo prevediamo in altri luoghi, pensa a te, in un luogo come il trasporto pubblico, cioè dove, ricordo, non solo ci sono tratte dove te prendi il mezzo pubblico e dopo 20 minuti arrivi a destinazione, ci sono tratte all'interno della nostra regione dove hai anche una media di un'ora, di un'ora e 10, di un'ora e 20 di viaggio, dove all'interno hai tanta gente spesso stipata, se vogliamo usare un termine realistico, e quindi insomma il fatto di prevedere al massimo ogni forma di contagio, guardi, è un po' come da noi quando andiamo in aula facciamo il tampone tutti quanti come consiglieri, ce lo paghiamo, ce lo facciamo, è una scelta nostra, pur sapendo che abbiamo il vaccino, che abbiamo il Green Pass. Forse non servirà, perché magari ci sarà l'usciere che non puoi obbligare a fare il tampone, che ti porta le carte e che magari introduce all'interno dell'aula il Covid. Però una cosa è certa, tutto quello che tu puoi fare per prevenire al massimo lo fai, così è come il Super Green Pass sui bus. Non è la panacea per i mali, però è meglio avere maggiori precauzioni. È una precauzione in più. E a tal proposito, ma sì. Vorrei provi sentire... a prendere un pullman della linea 80 che sta un'ora e 20 su una corriera a due piani con 100 persone dentro e i finestrini sigillati perché il sistema di aerazione è condizionato, cioè... Viva Dio, 100 persone, un'ora e 20 chiuse in una corriera, ha un peso, insomma, meglio prevenire se si può. Meglio prevenire. E vorrei sentire l'opinione, e lo saluto di nuovo, di Yuri, che appunto è da un po' che non sentiamo, è sempre un piacere ritrovarti, Yuri, che è titolare della palestra Dorian Gray di Maser. È stato uno degli imprenditori più battaglieri, soprattutto tra la prima e la seconda ondata del Covid, quando si parlava di riaperture e quant'altro. Abbiamo seguito le tue proteste, le tue battaglie anche a Roma e in tanti posti. Come valuti, Yuri, questa nuova fase, e soprattutto che cosa prevedi per il 10 di gennaio nella tua palestra? Beh, intanto buongiorno a tutti e buon anno, e che sia un anno migliore, sperando che le cose cambiano, anche se qua cambia veramente poco. Io parlo da libero cittadino, parlo da imprenditore, parlo anche da padre, quindi non sono politico.
però è anche vero che è facile fare le proposte, dire le cose, ma poi bisogna anche pensare di metterle in pratica. E chi li mette in pratica alla fine siamo noi, noi imprenditori o noi cittadini. E non tutto è sempre così facile come sembra. A questo punto finalmente hanno pensato anche a questi trasporti pubblici, che comunque sono sempre stati un po' messi da parte e che erano una cosa fondamentale. Hanno pensato anche a questi, a mettere il Super Green Pass. Ma allora io mi chiedo, visto che ormai dappertutto dobbiamo richiedere queste Super Green Pass, ma perché cavolo questo governo non si assume la responsabilità e non lo mettono questo vaccino obbligatorio, visto che questo vaccino sembra che sia indispensabile? Allora tagliamo la testa al toro, facciamo tutti quanti questo vaccino, nessuno deve controllare nessuno e ognuno è obbligato a fare il vaccino. Cioè è facile comunque dare la responsabilità agli imprenditori a fare le cose che dovrebbe fare il governo o chi di dovere. Cioè noi dobbiamo fare gli imprenditori, già abbiamo avuto 2 anni di sofferenza economica, psicologica e di salute anche. Non possiamo pensare anche a controllare, a fare quello che devono fare gli altri. Io penso che sia ora che questa politica, perché questo virus doveva essere un problema sanitario, non doveva essere un problema politico. E invece è diventato un problema politico, usando questi scienziati che alla fine, più che scienziati, sono diventati personaggi televisivi, che tra un po' li vediamo per in giro per le discoteche a fare ospitate. Cioè ognuno dovrebbe fare il suo, allora le cose forse cambieranno. Ma se noi continuiamo così, io sono sincero, io faccio fatica a star dietro a tutte queste regole, a tutti questi cambiamenti. Ho sentito prima la conferenza stampa, ma non ci ho capito nulla. Dobbiamo assumere qualcuno che riesce a interpretare e spiegarci come noi dobbiamo comportarci. Ma noi siamo stanchi e siamo stufi. Diciamo che le nuove regole sulle quarantene sono le nuove circolari, sono, tu dici, un rebus, Yuri. Ma non solo, cioè è tutta una, cioè qua c'è incertezza da parte del governo, cioè non prendono mai una decisione e non la portano mai alla fine, ma uno dice una cosa, l'altro dice un'altra, tra virologi si scontrano, dicono cose diverse, ma noi che non ne capiamo nulla, cosa è che dobbiamo pensare? A questo punto servirebbe, dici, l'obbligo vaccinale e non se ne parla più. Fredda. Beh, ma ascolta, adesso noi possiamo dirle tutto quello che vogliamo, però è così, Cristian. Cioè, siamo obbligati difficile, a farlo. È difficile dare torto a Yuri. Io, anche qui nel tuo studio, Cristian, ho sostenuto che concettualmente il Green Pass fosse una cosa difficile da comprendere, proprio perché nel momento in cui tu dai la libertà di scelta a un cittadino, se il cittadino esercita quella libertà di scelta, te la puoi prendere quanto vuoi con la sua scelta rispetto al fatto che non voglia vaccinarsi, eccetera, eccetera. Però poi regge poco che tu lo vada a bastonare, che tu gli metta dei forti limiti. E tra le motivazioni, tra l'altro, che adducono proprio quelli che non si vaccinano, spesso c'è il fatto che il governo non si assume la responsabilità di importi l'obbligo. E quindi oggettivamente, secondo me, già 6 mesi fa probabilmente, ma oggi a maggior ragione, verrebbe da chiedere esattamente a cosa stiano pensando ancora, a cosa stiano attendendo. Perché, se posso permettermi, Cristian, anche il discorso sul Super Green Pass per utilizzare i mezzi di trasporto, ma noi continuiamo a mettere delle restrizioni, continuano a mettere delle restrizioni anche per usare i mezzi pubblici, però nella legge finanziaria quanto hanno previsto per aumentare i mezzi pubblici stessi? Questa è una domanda che mi faccio, perché non è l'unico strumento possibile quello di limitare l'ingresso, cioè la presenza sui mezzi, certo, pubblici. Il tema poi, ne avevamo parlato all'inizio di questa puntata con lo stesso presidente di MOM, Colladonna, sono stati reperiti sul mercato privato, ma non bastano mai, questo è il dato di fatto. Montanariello, a questo punto lei da tempo, anche qui in questo studio, ha rilanciato per l'appunto l'obbligo vaccinale. Lei è esponente autorevole del Partito Democratico, che è azionista di maggioranza del governo Draghi. Che cos'è che blocca il governo dall'introdurre un obbligo vaccinale generalizzato? Lei si è fatto questa domanda e si è dato soprattutto una risposta.
Sì, mi permetti un attimo, Christian, per il trasporto pubblico diceva prima l'ospite in studio da te dei soldi stanziati. Soldi per il trasporto pubblico, servizi aggiuntivi, ne sono stati stanziati talmente tanti che sono avanzati 240 milioni di euro e sono tornati indietro. Hanno stanziato 300 milioni con un decreto in due tranche da 150 milioni in uno. Gli enti di bacino coordinati dalle prefetture si sono trovati, tra cui in Veneto anche alla presenza dell'assessore De Berti, dove dicevano provincia per provincia avanti al prefetto di chiedere quale fosse il fabbisogno per i servizi aggiuntivi. Dal Veneto sono venuti fuori 6 milioni e rotti la richiesta dei vari enti di bacino. A livello nazionale era 60 milioni su un decreto che prevedeva 300 milioni. Ne sono avanzati 240 di milioni e il governo li ha lasciati per i mancati ricavi dovuti alla pandemia. Quindi per i servizi aggiuntivi hanno stanziato tanti di quei soldi che ne sono avanzati 240 milioni di euro. Il problema è uno, che non si riuscivano a reperire bus, ma il problema c'era più in Veneto che nelle altre regioni, perché mentre in Emilia-Romagna sono stati comprati subito, appena si è saputo, circa 500 e rotti, 540 bus nuovi, e Bonaccini si è tirato avanti nell'anno in cui si discuteva di questo, Zaia, che sul TPL siamo la penultima regione in Italia in recontribuzione, non ha pensato a fare questo ed è andato in conferenza stampa a dire che mancavano 1000 bus, mentre gli altri presidenti della regione invece bus li hanno comprati e magari avevano il 50% del problema. Quindi sui servizi aggiuntivi i soldi c'erano e sono anche programmatoria avanzati. C'è una mancanza. In Veneto il trasporto pubblico locale per Zaia non esiste, è un optional. Se glielo togli, gli fai un favore, guardi, glielo dico anche al presidente stesso, glielo dico anche in aula, si figuri. Se mi venga a controbattere se sto dicendo una fesseria, guardi, venga in TV lui o la De Berti, non c'è problema. E sull'obbligo carte vaccinale, Montanariello? Sull'obbligo vaccinale, Christian, io te l'ho detto, la mia posizione è quella che ci sia una legge per l'obbligo vaccinale. Secondo me il vero grande tema per cui il governo non fa una legge sull'obbligo vaccinale è perché dobbiamo dirci la verità. La Lega, che è abile, la differenza di Fratelli d'Italia, che ha una sua coerenza, stava lì e resta lì. La Lega, che quando c'è da far poca fatica, Salvini è sempre in prima linea e quindi si è buttato all'interno di questo governo per il discorso PNRR e quant'altro, la Lega continua a strizzare l'occhio in qualche modo a chi sposa la linea dei Novax e quindi diventa difficile in un governo dove c'è dentro anche la Lega imporre questo tipo di scelta, cioè parliamoci chiaramente. Però anche basta Conte vedere quello non l'ha che introdotto, dice Salvini, consigliere. Ma Era un momento storico diverso, con Conte non sapevamo neanche se arrivava il vaccino, ma oggi, come diceva lei giustamente, si fanno tutte quelle leggi che obbligano uno a vaccinarlo, ma non c'è il coraggio di fare una legge a livello centrale. Perché? Perché basta vedere le dichiarazioni dei sindaci della Lega, c'era l'altro giorno il sindaco di Chioggia che mi pareva che più che strizzare l'occhio ai Novax li volesse abbracciare, piuttosto che le dichiarazioni che fa Salvini, ed è chiaro che Conte nella tenuta di governo che deve avere in un momento così delicato tiene conto anche di queste dichiarazioni, perché ricordiamoci che mentre la Meloni è coerente e sta da una parte e sta fuori dal governo, Salvini con una mano sta nel governo e con l'altra fa il referendum sulla giustizia dicendo che quello che fa la Cartabia non va bene, dicendo che va bene Super Green Pass però strizza l'occhio a quelli che sono non vax, tant'è che gli elettori lo stanno punendo perché tutti i voti che erano della Lega stanno andando a finire tutti quanti alla Meloni e sono contento, perché non perché io abbia piacere di dialogare con uno o con l'altro, però tra i due almeno uno bisogna riconoscere che politicamente ha una linea e non l'ha mai cambiata. Salvini credo abbia cambiato più linee lui di non so che, no, quindi la verità è questa, finché Salvini è al governo e non decide cosa fare da grande su questo tema, ce lo venga a dire, insomma, non credo che il PD su questo abbia avuto paura ad esporsi, anzi ci siamo esposti pagando anche sotto aspetti elettorali spesso il fatto di prendere delle scelte di responsabilità. Siamo gli unici che siamo penalizzati perché ogni volta ci assumiamo la responsabilità di qualcosa. Diciamo quindi, che adesso insomma, però tutti questi temi si intrecciano con l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, quindi siamo in una fase in cui anche l'obbligo vaccinale e le disposizioni più operative devono fare i conti anche con le geometrie variabili del Quirinale, c'è questo inedito asse
PD e Fratelli d'Italia per certi versi, questa interlocuzione che sembrerebbe privilegiata fra Enrico Letta e la Meloni. Freda, le risulta da esponente di Fratelli d'Italia? Mi risulta, è un po' difficile, sono questioni di palazzo un po' troppo alte per un umile consigliere comunale di Preganzioli. Però sicuramente nel momento in cui si va verso l'elezione del Presidente della Repubblica si interloquisce con tutti i soggetti politici, quindi non ci vedo nulla di strano. Quello che mi sembra strano è però che eventualmente che la Meloni debba andare a parlare con Letta, perché in realtà questa volta il centrodestra, per la prima volta probabilmente, anzi senza probabilmente, per la prima volta il centrodestra è soggetto determinante per l'elezione del Presidente della Repubblica. Avete la golden share, come si dice. Chiudo con lei questo blocco Montanariello, chiudo con lei, poi la saluto e passiamo anche a Iuri, perché anche Iuri ha delle novità da raccontarci. E volevo chiudere con un atto ispettivo che voi come Partito Democratico state proponendo o avete già richiesto alla Regione, riguarda, se non sbaglio, la casa di riposo di Cavarzere. Cosa sta succedendo, Montanariello? Sì, lo stiamo preparando proprio in queste ore. Sostanzialmente Cavarzere ha cambiato l'amministrazione, il sindaco Munari, come prima cosa, anziché chiamare il consiglio di amministrazione della propria casa di riposo per chiedergli, come ogni buon sindaco fa, no, come coadiuvare l'amministrazione comunale con la gestione della casa di riposo, sostanzialmente li ha chiamati per dire dimettetevi perché vi ha nominato il sindaco che c'era prima e si è anche inventato di impugnare il loro atto di nomina, scordandosi, e mi dispiace perché è anche avvocato oltre a essere sindaco, che queste sono competenze della Regione Veneto, quella di far cadere un CDA in un IPAB, e non sono competenze di un sindaco. Ma il dato davvero reale politico che spaventa, infatti chiederemo all'assessore Lazzarin di prendere le distanze, è come può un sindaco in un momento così delicato, dove si fa la conta dei contagiati, la conta dei morti, la gente non sa neanche se potrà cominciare a riaprire le attività, il sindaco appena insediato si preoccupa delle poltrone e non chiama il CDA per dire cosa può fare l'amministrazione per rendere migliore la vita dei nostri ospiti o degli operatori all'interno di un IPAB. Cioè, guardi, io credo che questo esuli dalla politica, perché dà davvero il termometro di quanto qualcuno vuole bene alla sua comunità. Io credo che prima delle poltrone valga la salute. E lo dico concludendo, Cristian, lei mi ha visto anche prima come ho esordito, dicendo che sui temi seri non bisogna parlare con una veste politica, ma bisogna parlare da buon padre di famiglia, no? E quindi abbiamo preparato un atto ispettivo per capire se Zaia si dissocia da chi mette le poltrone come sua prima azione di governo. Ecco. Allora, Montanariello, molto grave, grazie, molto grave. Di nuovo buon anno e buon lavoro quindi a Jonathan Montanariello del Partito Democratico. Iuri, sei sempre con noi, poi ci racconterai cosa stai facendo, perché comunque la pandemia non ti sta spaventando, ecco, e non sta spaventando tanti operatori del fitness, delle palestre e delle piscine. A fra poco. Di nuovo in diretta per quest'ultima parte di diretta in questo primo lunedì del 2022. È rimasto con noi Raffaele Freda, capogruppo di minoranza a Preganzioli, Fratelli d'Italia, ed è rimasto collegato il nostro Iuri della palestra Dorian Gray. Palestre che insomma hanno patito molto la pandemia, Iuri. In questi anni sei stato un po' il nostro cicerone nel mondo del fitness. Ti chiedo, come sta andando? Nel senso, abbiamo raccontato tutte le fasi, il Green Pass in palestra, all'inizio tu tra virgolette non ci stavi, ti eri ribellato, poi insomma le cose a volte si mettono a posto anche da sé. Ti chiedo adesso come sta procedendo, i clienti sono ritornati tutti, qual è l'umore, qual è il sentimento più diffuso nel mondo del fitness?
Ma diciamo, infatti, peccato che non c'è più l'assessore di quelli che stanno al governo. Volevo dire due cosette molto importanti. Cioè, noi continuiamo a patire come attività perché giustamente tutta questa incertezza da parte del governo a noi ci crea un danno enorme. Quindi la clientela sì è tornata, ma non tutti naturalmente, ma anche perché hanno perso ormai anche la voglia di far palestra. Quindi detto questo, il discorso è comunque, questi si sono dimenticati che è vero che noi patiamo e comunque continuiamo a rimetterci, nel frattempo però tutte le bollette, qua lo parlo da imprenditore e da cittadino, ripeto, tutte le bollette sono aumentate, cioè tutti i prezzi aumentano e noi continuiamo ad aver problemi ad incassare, perché giustamente non incassiamo più quello che c'era da incassare. Io cosa vuoi, Cristian? Io ho continuato sempre e io continuerò finché potrò, ok, a combattere e a non arrendermi a questo, diciamo, sistema, a questa gestione, perché comunque non mi sembra corretto, non mi sembra giusto che noi imprenditori che abbiamo fatto di tutto per mettere, diciamo, un'impresa e dare la possibilità alla gente di poter fare un po' di attività sportiva che comunque, ripetiamo, è utile alla gente e soprattutto alla salute, io continuo a farlo. Ho provato con le manifestazioni, ho provato ad andare contro tutte le regole che c'erano, perché comunque non ritenevo giuste, non tra l'altro. E adesso, come tu ben sai, ho deciso anche andare un po' controcorrente e aprire un'altra sede qua in zona, o meglio in zona Vidor, Valdobbiadene, proprio perché io voglio trasmettere un po' di positività e voglio far capire alla gente che non bisogna piegarsi. Diciamo, cioè, bisogna ottimismo, chiamiamolo ottimismo più che positività. Bravissimo, Yuri. bravissimo. Ecco. Questo significa però, da un punto di vista imprenditoriale, che i clienti sono ritornati per lo più? O c'è, guarda, qualcuno che è rimasto a casa? La maggior parte è rimasta a casa, Cristian, purtroppo è tornata, diciamo il 50% è tornato in palestra, ma perché comunque non sanno ancora come comportarsi, ma neanche noi stessi non sappiamo come comportarci, quindi la maggior parte non è tornata, purtroppo. E tu mi chiederai, sì, però stai aprendo un'altra attività, è vero, lo faccio perché sono forse uno dei pochi che in qualche maniera può permetterselo di fare, però è anche vero che tanti di noi, o il 50% di noi, hanno chiuso le proprie attività. E questo è una cosa grave, Cristian. E diciamo che c'è, Yuri, tu toccavi un tasto che abbiamo affrontato anche nei giorni scorsi con le associazioni di categoria e quant'altro e altri imprenditori, quello dei costi dell'energia. I costi, penso che soprattutto, ecco, soprattutto. Ne parlavamo con il mondo delle piscine lo sente come benissimo fanno? Però anche la palestra di per sé ha costi elevati. Ci puoi dare un ordine di grandezze, un esempio? Guarda, è aumentato almeno del un 60%, Cristian, cioè a livello corrente, cioè io sto parlando energia, ma poi comunque tutto il resto è aumentato, Cristian, perché comunque, ripeto, noi, o meglio, il governo sembra che faccia un gioco dove noi ci concentriamo adesso di parlare di questa pandemia, dopodiché stiamo parlando del presidente adesso, ma nessuno si concentra sulle bollette, che è quella la cosa più utile per noi cittadini alla fine, perché sinceramente a chi, per me, chi sarà a presidente interessa ben poco, Cristian. A me interessa pagare poco le bollette e poter lavorare, questo ci interessa a noi. Invece qua sembra che questo viene sempre in secondo piano e questo è un problema. E questo è un problema che poi anche gli amministratori locali, Freda, toccano quotidianamente, perché penso solo alle telefonate che riceviamo in redazione. Tanti sono i cittadini preoccupati per questo rincaro delle bollette, gli imprenditori che già hanno ricevuto delle amare sorprese verso la fine dell'anno. Qui cosa, anche gli stessi comuni, cosa possono fare secondo lei? Innanzitutto i comuni sono coinvolti come tutti gli altri, nel senso che ad esempio a Preganzial c'è stato un aumento delle utenze di circa il 30%, quindi anche il comune stesso affronterà dei costi in più, quindi denari dei cittadini che dovranno essere... Spese correnti, poi sappiamo quanto le spese correnti siano la reale problematica dei comuni. Esattamente, quindi altre risorse che potrebbero essere utilizzate per la collettività che vengono invece pagate utilizzate per le bollette, ma poi... prendendola un po' larga, io dico una cosa: la pandemia ci ha dato l'opportunità, secondo me, di prendere, magari, di dare uno slancio in senso autonomista alla nostra politica, nel senso che
tante questioni relative alla pandemia potevano essere e possono essere svolte meglio dagli enti più vicini ai cittadini, dagli enti più prossimi ai cittadini. Tra le questioni che stanno sorgendo in questi giorni c'è ad esempio quello di dislocare i punti per fare il tampone, e infatti i comuni in accordo con le ULS se ne stanno occupando, ma adesso proprio la questione delle bollette, per esempio, è un tema in cui questa tendenza si vede, nel senso che tutte le amministrazioni comunali, al di là del colore dell'amministrazione, io nel mio comune sono in minoranza, quindi potrei approfittarne invece per fare un attacco, invece devo dire la verità è che tutte le amministrazioni comunali se ne stanno occupando, stanno provando a trovare delle risorse proprio da destinare ai cittadini e alle imprese del loro comune per dargli una mano proprio rispetto al caro bollette. Naturalmente i contributi sono molto bassi, che quelli che possono garantire alle imprese del territorio, e allora qui nasce proprio un'altra volta, emerge proprio la questione di una fiscalità, di un autonomismo persino municipale, persino locale, che consentirebbe con delle risorse differenti di affrontare le varie situazioni in maniera molto più stringente, in maniera molto più determinata, in maniera molto più efficiente. Si ripone perché poi il tema molto pratico e politico dell'autonomia fiscale. Lo stesso Zaia, nel corso dell'intervento di fine anno che abbiamo trasmesso, ha parlato a lungo di autonomia, in particolare di autonomia fiscale. Persino l'autonomia sul piano, su un livello di tipo regionale, risulta per certi versi fin troppo centralizzata in un momento come questo. E è un peccato che portiamo ai comuni. Sì, è un peccato che le province non abbiano più determinate risorse, perché in questo momento il territorio della provincia è un punto di riferimento veramente per tutti i tipi di enti che sono coinvolti. E se pensiamo alle ULS stesse, le ULS alla fine occupano solitamente una parte della provincia, no? Nella stessa provincia i 2-3 ULS sono alla fine anche quelli degli enti in un certo senso territoriali, e allora ogni situazione merita determinate risposte, e da questo punto di vista, e ci entra dentro anche quello delle bollette, seppur certo, la stiamo prendendo in maniera un po' larga, per dare le risposte agli imprenditori del proprio territorio, la verità è che bisognerebbe avere la possibilità di avere dei fondi maggiori. Chiarissimo. E su questo mi chiudo, poi rubo altri 10 secondi. Settimana scorsa tutti i consigli comunali del Veneto hanno votato il bilancio di previsione. In tutti i consigli comunali del Veneto 2/3 probabilmente, o almeno la metà del fondone Covid dato dal governo non è stato speso. E non è stato speso perché quelle cifre potevano essere utilizzate soltanto secondo dei criteri estremamente vincolate. Certo, anche questo è un tema. E tra l'altro è uno dei temi sollevati anche dal presidente di ANCI, Mario Conte, in questi giorni. Iuri, chiudo con te, con una domanda banalissima, ma sono certo che la risposta non lo sarà. Che cosa ti auguri per questo 2022 da imprenditore e da imprenditore del mondo del fitness, che da 2 anni in qualche modo resiste e raccoglie anche i cocci psicologici di questa pandemia? Soprattutto quelli psicologici, perché comunque questa è una pandemia che ha portato veramente seri problemi alla gente, anche a noi imprenditori. Quindi io quello che mi auguro è che le cose cambiano in meglio, anche se qua veramente ci vuole ben poco, cioè ma veramente poco per migliorare, perché comunque è stato fatto tutto male fino adesso. Speriamo che cominciano a essere un po' più concreti, un po' più sicuri di quello che vogliono fare e che lo facciano. Cioè noi eseguiamo e abbiamo dimostrato, noi popolo italiano, comunque che facciamo le cose e seguiamo le regole. Però fate le regole, fatte bene, che abbiano un senso, e non è che ci vuole la laurea per fare le cose bene. Basta un po' di logica e un po' di buon senso. Io penso solo questo. Cioè, quindi noi ci assumiamo le responsabilità, però che si assumano anche loro responsabilità, e che la smettano di andare in televisione e fare scenate.
Iuri, buon anno, buon lavoro a te e a tutto il mondo del fitness, delle palestre e delle piscine. Grazie quindi a Iuri e in bocca al lupo per la sua nuova avventura imprenditoriale a Vidor. Grazie, grazie. Davvero a Raffaele Freda, rappresentante di Fratelli d'Italia, amministratore locale, capogruppo di minoranza a Preganziol. Grazie, arrivederci. E siamo veramente alle battute conclusive, anche oggi tanti temi, e su tutti quello della scuola. A giorni ha annunciato Zaia, ci saranno delle novità anche abbastanza importanti per il rientro in classe. La variante Omicron poi è stata anche isolata nelle acque reflue, ha in qualche modo anche precisato la dottoressa Francesca Russo, di fronte a un contagio che aumenta ma a una ospedalizzazione che tutto sommato resta sotto controllo, tanto da aver spinto il governatore del Veneto a dire che probabilmente dal 10 di gennaio non si andrà in arancione come era stato in qualche modo preconizzato, ma per due settimane saremo ancora in giallo. Quindi, come vedete, riprendiamo anche quest'anno all'insegna un po' dell'incertezza, ma così è. Vi ringrazio, grazie davvero per l'attenzione, grazie a Tony Esposito e a Italo Morao in regia. Noi rientriamo in diretta alle 18:30. Buon proseguimento.